Ciao a tutti, oggi siamo qui invece per vedere le merende dei bambini. I nostri bambini a scuola, per esempio, per fare la merenda di metà mattinata potrebbero portare magari un panino con dell'affettato magro, potrebbero portare magari un frutto abbinato a una monoporzione di parmigiano, dello yogurt, dei cracker per esempio. Ma la scelta da preferire secondo me è comunque un piccolo panino con dell'affettato magro, perché gli permette di arrivare al pranzo poi con minore appetito, considerando poi che le ore di studio a scuola sono abbastanza prima di arrivare al pranzo. Per quanto riguarda invece la merenda di metà pomeriggio, se il bambino appunto è a casa, potremmo fargli consumare, perché no, del pane olio, pane marmellata, magari dello yogurt con dei cereali. Fate attenzione però che se il bambino durante il pomeriggio ha delle attività sportive, la merenda, a questo punto lo spuntino deve essere calibrato in base al dispendio energetico necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva e in base appunto alle ore in stanza rispetto al pasto. 1, 2, 3, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. 1, 2, 3, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Speciale Dilettanti in una domenica che in Serie D ha detto che il Triestina porta a casa il settimo risultato utile di fila e continua a scalare la classifica. Primo pari in casa per l'Orvietana, primo punto della gestione Fiorucci che in settimana ha preso il posto di Gianfranco Ciccone dopo che il presidente Biagioli ha deciso anche per l'esonero del direttore generale Alvaro Arcipreti. In eccellenza comandano Ellera e San Sisto che guidano a braccetto la classifica. Nel girone A di promozione viene fermato il Pierantonio che agguanta il 2-2 contro il Selcinardi al 95esimo. Nel girone B non si ferma più invece lo Spoleto, 7-7, vittoria anche a Todi per la formazione di Raggi che guida con 21 punti dopo le prime 7 giornate. In eccellenza primo punto di Michele Riberti sulla panchina del Castiglione del Lago dopo le dimissioni di Patrizio Morini e l'arrivo appunto alla guida dei Lacustri di Michele Riberti. Di questo e di altro parleremo con gli ospiti che sono con noi stasera. All'Ama oramai lo identificano tutti come capo ultra, la sua assenza però si fa sentire come tanto che oggi il Sansepolcro ha espugnato il Polchi Laurenzi perché sedeva in tribuna chi? Simone Bernicchi, che andiamo a salutare. Ciao Simone. Buonasera. Abbiamo detto tutto corretto? Tutto giusto, ormai capo ultra. Quindi l'unico motivo della sconfitta di oggi è la tua... L'ho tifato poco. Esatto, solo esclusivamente per quello. Senti, facciamo i seri, 30 secondi, come sta Stefano Bartolini? Ti dico, 40 minuti fa era entrato in radiologia, aspettiamo notizie. Dacci il report in tempo reale, allora il tuo compito della serata sarà questo. Stefano Bartolini che nel finale di gara, nel derby contro il Sansepolcro, in uno scontro di gioco, è finito contro la recinzione del Polchi Laurenzi, ha riportato una forte contusione alle costole. Insomma, siamo in attesa di sapere quelle che sono le sue notizie. Viene in trasmissione solo quando vince, sapeva già che avrebbe vinto oggi il suo Triestina contro il Terranova Traiana, di segnare non se ne parla, però buonasera Federico Cenerini. Buonasera Nicola, buonasera a tutti. Se ne parla di segnare? La prima giornata, un gol, adesso prossime partite continuerò. Spero. 7 risultati utili, Triestina che scala la classifica, sembra abbiate ingranato la marcia giusta, anche perché quando segnano gli attaccanti, gol di Dicato, gol di Morlandi. Esatto, è una cosa importante, soprattutto Michele, poi è entrato Pietro che ha fatto gol, oggi i cambi sono stati determinanti, infatti ci hanno dato una grossa mano. Protagonisti dentro e fuori dal campo, Michele Dicato e Pietro Morlandi, poi capiremo perché con una chicca che ci vedremo fra poco. Chi non riesce a capacitarsi della sconfitta di oggi invece è Thomas Ventani, che andiamo a salutare. Ciao Thomas. Ciao Nicola, buonasera a tutti. Angelana battuta 1-0 dalla C4. Dopo pochi minuti palo, Simone colpito da chi? Da Tommy. Thomas Ventani, che ormai è lo specialista dei legni. Senti, c'è amarezza? C'è amarezza? Ma molta, sinceramente, a detta di tutti, anche chi è venuto a vedere la partita, non meritavamo di perdere, addirittura forse neanche di pareggiare. Loro hanno fatto mezzo tiro in porta, purtroppo il calcio è questo.
Ci prendiamo questa sconfitta non meritata e andiamo avanti, pensiamo alla prossima. Questa è una vittoria fondamentale invece per la C4 che ritrova 3 punti e muove di nuovo la classifica. Con questo gol, se non sbaglio, saresti arrivato a 98 anche tu come Stefano Gramaccia, siamo lì? Vicino a 100, quasi, sì. Forse la metà. Senti, tu i gol in Coppa li consideri oppure no? Li considero. Consideri? Ah, quindi ok. Sai chi non li considera invece? Simone Bernicchi. Tu a quanto sei? 95? Sì, con quelli in allenamento. Allenamento però sono devastante. Quando mi metto punta lì, sono devastato. Io voglio sapere che pressione vi mette il capitano a quota 98, ma soprattutto che premio ha? Tu lo sai che premio ha a quota 100 gol? Non so che premio ha, ma penso sia un premio importante perché gli manca la maglia numero 9, poi sta sempre dentro l'area. Quindi io credo sia un attaccante. Un Montepremi come nostro è Gramaccia lì davanti. Credo che Montepremi sia un po' come quello della Lotteria Italia. Dalla pressione che riceviamo, credo di sì. È giusto però che vengano conteggiate anche i gol in Coppa, Simone, oppure no? È giusto. Stefi, sì. tutti i gol, dal primo all'ultimo. Allora, Coppa, campionato. Chiedo a Leonardo. Io anche le amichevoli così. Sì, anche quelle. Rewind, torniamo indietro, rifacciamo l'inizio della trasmissione perché lo scopo era assolutamente diverso. Invece è tutto da rifare, bocciati tutti e tre. Facciamo così, andiamo subito con i risultati. Poi, come al solito, faremo parlare i gol. Iniziando proprio dalla Serie D. Oggi, come detto, si è giocata l'ottava giornata. Una giornata, in fin dei conti, col segno più per le formazioni umbre. Perché, insomma, il Trestina ha battuto 2-0 il Terranuova Traiana. Per quanto riguarda, invece, Città di Castello e Orvietana sono arrivati 2-0. Allora, appena possibile, andiamo dentro con le grafiche. Grazie Leonardo dalla regia. Eccole qua. Allora, Arezzo Ponzacco 0-1, Follonica Gavorrano Flaminia 3-3. Gol fra l'altro di Fumanti del 3-3 che ha segnato contro Bonura da ex. Assurdo. Con Bonura in panchina, mai segnato Fumanti? Mai segnato, 3 anni, 0 gol. Infatti è una cosa assurda. Fumanti gol comunque per il 3-3 finale. Livorno-Grosseto 1-0, Orvietana-Sangio 0-0, Ostiamare-Montespaccato 1-2, Pianese-Seravezza 2-2, poi Gibonsi-Ghibiborgo 1-0, Trestina-Terranova 2-0, Tau-Città di Castello 0-0. La classifica guida sempre l'Arezzo, nonostante oggi sia arrivata la prima sconfitta in campionato. Un Arezzo partito fortissimo, che ora sta leggermente frenando, 19 punti. Subito dietro c'è la Pianese a 17, Livorno 16, Trestina, Città di Castello 15, meno 4 dalla vetta, Trestina e Castello. Flaminia 13, Gavorrano, San Giovannese, Ponzacco 12, Poggi Bonsi 11, Ghibiborgo 9, Grosseto, Stiamare, Montespaccato 8, Seravezza 7, Terranuova e Tau 6, chiude l'Orvietana con 2 punti. Andiamo all'eccellenza, anche qui si è giocata l'ottava giornata, 2 squadre al comando. Teniamo conto, per quanto riguarda l'eccellenza, del fatto che c'è un turno di riposo che oggi ha riguardato il Branca. Angelana C4 0-1, Cannara Ponte Valle Ceppi 1-1, Ellera Nestor 2-0, Lama San Sepolcro 2-3, Narnese Atletico BMG 1-2, Olimpia Tirus San Sisto 1-3, Ponte Vecchio Castiglione del Lago 2-2, Ventinella Foligno 0-0. La classifica guidano a braccetto dopo le prime 8 giornate, anche se di gare le due battistrade ne hanno giocate 7 con un turno di riposo, San Sisto e Ellera quota 16, San Sepolcro 15 con una gara in più, così come il Ponte Valle Ceppi a 13, Narnese e Foligno 12, C4 11, Atletico BMG, Lama Cannara 10, Angelana e Nestor 9, Branco Olimpiatiero 7, Ventinella Ponte Vecchio 6, chiude il Castiglione del Lago con 2 punti e scendiamo in promozione. Qui si è giocata la 7ª giornata, Castello del Piano Montone 2-1, FC Castello Piccione 0-1, Grifo Sigillo Marra 1-1, Mantignana Tavernelle 3-2, Pierantonio Selcinardi 2-2, Pietralunghese Viole 3-0, Pievese Gualdo Casacastalda 1-1, Nuova Alba Padule 0-0, turno di riposo per il Calzolaro. La classifica in testa c'è sempre il Pierantonio con 16 punti, Padule 14, Pietralunghese Pievese 13, Castello del Piano e Selcinardi 12, Grifo Sigillo 11, Montone 10, Calzolaro, Mantignana, Tavernelle, Marra 9, Piccione 7, Viole 4, Nuova Alba 3, FC Castello 2, primo punto conquistato oggi dal Gualdo Casacastalda. Asteriscate sempre le squadre con una gara in meno. 7ª giornata anche nel girone B di promozione, MC 98, Sport Interni 3-0, Merina Campitello 1-0, Athletic Bastia, Superga 48 0-0, Cliturno Visfoligno 2-0, Guardea Bastia 3-3, Rella Vigliano Ducato 1-2, Terni FC San Menanzo 1-1, Todi Spoleto 0-1, turno di riposo invece per il Bevagna. La classifica, Spoleto 21 punti, 7-7, Cliturno 14, MC 98 13, Visfoligno San Menanzo Ducato 12, Terni FC 11, Amerina 8, Campitello Superga 7, Rella Vigliano Bastia 6, Bevagna Athletic Bastia Guardea 5, chiudono Sport Interni e Todi con 4 punti, Thomas 20 anni, girone B promozione. Lo Spoleto ha già preso il largo dopo le prime 7, tu che l'hai vinto questo campionato?
No, non l'ho mai vinto. Non l'hai vinto? No, non l'hai vinto, ragione. Ho vinto i playoff. Ho vinto i playoff da fuori quota, il primo anno di fuori quota in casa, a Nocera. E lo Spoleto ha già preso il via. Beh, diciamo che 7 partite, 7 vittorie sono un bel segnale. Con 7 punti di vantaggio, però ancora il campionato è molto lungo. Miglior marcatore dello Spoleto chi è? Cola, penso. Cola, Zuppardo e? Sta segnando parecchio anche chi? Vediamo. Un fuori quota? Non... Oggi assente? Il nome non lo so. Sufficienza piena però, eh. Il nome non lo so. Sufficienza il piena nome... però perché è preparato. Fuori quota. Da 6 e mezzo. Guarda come Federico Cenerini ha fatto una faccia tremata, dice ma che siamo matti, che era solo interrogazione per Thomas Vent'anni, che ha portato a casa un bel 6 e mezzo, il suo di turno è Leone. Leone. Allora, per tranquillizzare Federico, ci vediamo la vittoria del Trestini. No, iniziamo a far parlare i gol. Il 2-0 sul Terra Nuova Traiana, che porta le firme di Dicato e Morlandi. La firma del servizio per noi è quella di Alessio Romanelli. CS Jeans, la qualità dell'innovazione nei nostri prodotti ecosostenibili. IQ Total Look Uomo e Donna, il nuovo modo green di intendere la moda. Ci trovi a Trestina, località Banchetti, e San Giustino, località Dogana. Una domenica da incorniciare per il Trestina, che prima della partita presenta gli oltre 250 bambini e ragazzi del settore giovanile e poi batte 2-0 il Terranuova Traiana, portandosi al quarto posto della classifica a quota 15 punti. Quarto capo stagionale invece per i toscani, che rimangono fermi a quota 6. La formazione di Simone Marmorini parte forte e al 16° sblocca la partita. Assist in rovesciata di Bazzoffia e piattone vincente di Dicato, che non lascia scampo ad Ambrosio. Palla in rete e Trestina in vantaggio. Il Terranuova reagisce subito e al 19° il calcio di punizione di Cioce, deviato dalla barriera, diventa un cioccolatino per Benucci, che però sbaglia clamorosamente la mira e il suo colpo di testa finisce a lato. Dall'altra parte Dicato imita Benucci e di testa sul cross dalla destra di Bazzoffia non inquadra lo specchio da pochi passi. Il Trestina crea un'altra occasione al minuto 33, quando Dicato avvia il contropiede. Bazzoffia apparecchia per il mancino di Gramaccia, ma è decisiva la chiusura in scivolata di Gautieri, che salva i suoi. Si va quindi all'intervallo con i bianconeri avanti 1-0 sul Terranuova Traiana. Ad inizio ripresa gli ospiti ci provano subito con questo destro di Sacconi, disinnescato da Tosai. Dall'altra parte Brevi a tentare la conclusione, ma il suo destro finisce alto. La partita scorre via senza sussulti fino al minuto 77, quando 3 neoentrati costruiscono l'azione che porta al 2-0 Trestina. Passaggio filtrante di Brunetti, assist di Convito e tap-in facile facile di Morlandi, che spedisce in fondo al sacco la palla che di fatto chiude la partita. Dopo 6 minuti di recupero l'arbitro Marco Schmidt fischia 3 volte, finisce così al Casini. Trestina 2, Terranuova Traiana 0. Simone Marmorini, è un'altra giornata positiva. Sì, assolutamente positiva. Assolutamente positiva, come al solito, per più motivi. Questa volta abbiamo fatto, secondo me, anche una prestazione di ottimo livello, sotto tutti i punti di vista. Atteggiamento mentale, quello che abbiamo proposto sul campo, soprattutto nei primi 20-25 minuti. È stato a 360 gradi una giornata dove, secondo me, abbiamo assunto ancora più consapevolezza che siamo una squadra vera, che dobbiamo lottare ogni partita e che ogni partita è difficilissima, come dimostra questo campionato e i risultati anche di oggi. E in questa ottica, saper sudare, saper sacrificarsi, saper soffrire tutti insieme, sicuramente è una caratteristica che ci portiamo dietro dall'inizio e sta crescendo ancora giornata dopo giornata. Marmorini ha azzeccato la mossa di Cato centravanti? No, Marmorini fa l'allenatore e cerca di sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione. Io credo che nel primo tempo siamo partiti piuttosto bene, abbiamo fatto 20-25 minuti di alto livello
anche per quanto riguarda la costruzione, quello che abbiamo creato, quello che, il poco che abbiamo subito. Poi dopo il gol, dopo che siamo andati in vantaggio, siamo leggermente adeguati un po' alla partita, ma siamo stati bravi soprattutto nel secondo tempo, quando il Terranova ha messo un po' più di pressione, ha cercato di sporcare la partita, andavano a giocare su duelli individuali sulla nostra linea difensiva, sapevamo che qualcosa potevamo concedere, ma abbiamo saputo soffrire e siamo stati bravi soprattutto a sfruttare ogni minima occasione e a non concedere niente. Ma poi vorrei fare anche un plauso a chi è entrato oggi, un po' come simbolo di chi è entrato fino adesso, perché questo è fatto un gruppo fatto di uomini veri, di giocatori veri, che ogni volta che sono chiamati in causa danno il loro apporto, che lavorano in maniera dura durante la settimana, e oggi credo che chi è entrato ci ha veramente dato una spinta in più per vincere la partita. Simone Calore è un Terranova che ha pagato a caro prezzo le disattenzioni difensive, però nel secondo tempo ha fatto anche per lunghi tratti la partita, è mancata incisività davanti. Sì, gli episodi purtroppo sicuramente ci condannano. Il primo tempo abbiamo cercato un po' troppo questa palla lunga, perché si sapeva si poteva e si doveva anche cercare la palla lunga qui in campo qui di Trestina, per tante caratteristiche sia della squadra loro che anche per il campo. È normale che si poteva anche giocare sulle seconde palle, però proprio abbiamo esagerato. Secondo tempo invece, nel finale del primo e nell'inizio del secondo, come dicevi te, abbiamo cercato di giocare più palla a terra. È mancato quella che mancato quella. Poi sono un po' amareggiato, perché secondo me a livello di prestazione bisogna dare di più, e quindi indipendentemente dal risultato potevamo anche pareggiare 1-1 oggi, però mi è piaciuto poco alcuni atteggiamenti, non vanno bene, bisogna rinquadrare bene la situazione, perché non è che avevamo vinto domenica e qualcuno ha pensato chissà che cosa. Però a Simone Calore, con cui hai giocato a Città di Castello, Thomas, che ti sta seguendo da casa, cosa vuoi dire? Che i capelli sono sempre di meno, l'ho notato, sarà l'allenatore, però una persona fantastica, calciatore fortissimo, gli auguro le migliori fortune da allenatore, sperando di che farà strada. Invece Federico, fra l'altro, domenica prossima ritrovi fumanti da avversari. Ritrovo fumanti da avversari. Sì, Gabriele, tu cosa vuoi dire invece? Sarà particolare, perché 3 anni passati insieme, ecco, fianco a fianco, e no, lui è un giocatore molto forte, secondo me, che merita altre categorie. Sono molto sincero, perché se, sia a livello di persona che come giocatore è veramente forte. Quindi sarà, ecco, particolare incontrare l'avversario di nuovo. È migliorato col tempo, Simone, una volta non sarebbe mai pronunciato così. No. Quello che è giusto va detto, secondo me. È diventato un tenero. È diventato serio, diplomatico. Sì. Col passare degli anni. No, quello mai. Dicato Morlandi, come preparano la settimana, la domenica? Una settimana che non si può stare in secondo tranquilli, perché questi pensano sempre a qualcosa. Aspetta, andiamo a vedere che cosa è venuto fuori in settimana. Anche io oggi. No, aspetta. La vendetta di Rudolf. Fatto un casino. Tutte in lavanderia, giacchetti, felpe, perché l'estintore poi lascia la polvere addosso. No, infatti chiariamo. Allora, il problema è che Dicato e Morlandi sono come quelli dell'ultimo banco, no? Semplicemente ingestibili. Tirano anche petardi? Sì, c'è Morlandi una bomber che mette fuori da San Secondo, che arriva col petardo. Sono pericolosissimi. È tutto documentato. E quindi cosa ha fatto Rodolfo? Li ha spenti, giustamente. Li ha spenti con l'estintore, spento un attimo. L'ammontare dei danni complessivi fatti da Rodolfo, non da due Dicato e Morlandi, ammonta?
è incalcolabile. Io so che qualche danno è stato fatto anche alla macchina del presidente, sì, ce lo confermi? Tutta piena di polvere, il presidente è tornato lì a cena con noi, ha visto la macchina e gli ha preso un colpo. Devo portarla avanti un'altra volta. Bello. Sono due, cioè, di Cato, anche l'assist, cioè, il secondo gol di oggi, assist di Convito, palla prima di Brunetti, gol di Morlandi, tre subentrati, cioè, un gruppo molto valido. E si vede anche da queste coinvolti, piccole cose. La vogliamo tutti al 100%, questo è merito da citare, lo staff e anche il nostro, che ecco, ci mettiamo a disposizione. Alla Subasio tiravi tu i petardi, Simone? È pronto per fare questa domanda. Infatti, guarda, ma hai anticipato, sarebbe stata la domanda successiva. Dico, a Subasio li tiravi tu i petardi? A Subasio c'era una confusione. A Subasio c'era troppa confusione totale, non ci sentivamo. Porricelli, il duo Porricelli e Bevilacqua che arrivava dopo con la macchina. Con la musica, con la musica era ingestibile. Cioè. Adesso scendiamo in eccellenza, poi torneremo in Serie D, ci vedremo Orvietana e Tao, andiamo perfettamente in scaletta, partiamo dall'anticipo di ieri, dalla vittoria del San Sisto che ha spugnato il campo dell'Olimpia Tirus con un 3-1 che mantiene i biancazzurri di Valentini in vetta. Il luogo dove l'arte prende forma, complementi di arredo, oggettistica ed elementi di design. Centrotavola, vasi, lampade, pezzi unici, sapientemente creati dall'artista Liuva Maqueira Gomez. Manufatti in ceramica, gresse, classici e moderni, realizzati anche su commissione. Vieni a scoprirci a Terni, nel nostro laboratorio showroom in piazza Valnerina, via della Bardesca 5. Gambini Assicurazioni, innovazione, tecnologia e sicurezza al tuo servizio nelle nostre sedi di Terni, Narni, Amelia, Fornole, Attigliano, Todi e Orvieto. Alla Gambini Assicurazioni ti aspettano professionisti formati per consulenze personalizzate su prodotti salute, welfare aziendali, coperture rischi piccole e medie imprese, fondi pensioni e prodotti di investimento. E da oggi scegli il veicolo adatto alle tue esigenze con il noleggio lungo termine di Unipol Rental. Pensieri zero, assicurazione completa di casco, manutenzione, assistenza, riparazione, soccorso stradale H24, tutto incluso in un unico canone mensile. Contattaci, un referente sarà subito a tua disposizione. Allora facciamo così, visto che Simone Bernicchi vuole rivedere le immagini di Lama Sansepolcro, noi l'accontentiamo, andiamo al Polchi Laurenzi, poi a seguire ci vedremo la vittoria della C4 sull'Angelana, il successo dell'Ellera e torniamo in Serie D recuperando nel frattempo anche l'altra capolista, il Sansista. Adesso andiamo a Lama con il Sansepolcro che fa suo il derby, Sansepolcro che si impone 3-2. Zanelli e Celeschi. Dal 1978, Movimento Terra, costruzione in cemento armato, ristrutturazione e realizzazione di edifici civili e industriali. Puoi rivolgerti a noi anche per la lavorazione dell'acciaio per strutture in cemento armato, coperture di abitazioni, tetti e solai in legno, ponteggi, bonifica amianto e trasporto autorizzato di materiale da discarica. Ci trovi a Cervara, in via Cant 1B, Zanelli e Celeschi. Qualità e sicurezza, mattone dopo mattone. Un derby in cui non è mancato davvero nulla, con l'unica nota stonata rappresentata dall'infortunio di Stefano Bartolini, costretto ad uscire in ambulanza dopo uno scontro che l'ha visto finire addosso alla recinzione. Un grande in bocca al lupo a Stefano, giallo per Gennaioli e un extra time di 22 minuti nella ripresa. Il Sansepolcro si impone 3-2 al Polchi Laurenzi, conquistando la terza vittoria di fila che tiene i biturgenzi a meno uno dalla vetta, ma con una gara in più rispetto a Dellere e San Sisto. Secondo KO consecutivo invece per il Lama, che scende in campo con un 4-2-3-1 in cui mancano Grezzane e Bernicchi, con Mambrini a mezzo servizio. Primo squillo di marca Sansepolcro, schierato da Armillei con un 4-3-3, con Mariotti che trova i pugni di Sodani dopo due minuti. Il Lama si affida ad un Orlandi imprendibile nelle prime battute, al sesto serve così Bartolucci che trova un super patata a dirgli no. Due minuti ed è ancora Orlandi a servire Bruschi che vince un contrasto ma spara sull'esterno della rete. Il gol del vantaggio lo trova così il Sansepolcro al ventesimo con Croce che disegna una parabola perfetta su punizione dopo il fallo conquistato da Essussi. Neanche il tempo di riorganizzarsi che il Lama incassa il 2-0 dopo 4 minuti. Quando Bruschi chiede un fallo l'azione prosegue e Sansepolcro guadagna un angolo con l'occhio più lesto di tutti a spingerla dentro da due passi.
Gara in discesa, ma che perché al 28esimo il Lama accorcia subito le distanze con Bruschi, che incorna sulla respinta di patata dopo la sventola di Orlandi con Birsch, che prova a calciare sulla linea senza successo. Gran parte del merito va al classe 2004 Ferri, provvidenziale nel dare il là all'azione. Al 36esimo però il terzino Lamarino deve alzare bandiera bianca per un problema muscolare. Al suo posto dentro palla e al 43esimo Simone Braccini, servito da Mariotti, chiama Sodani alla risposta. Prima del rientro negli spogliatoi, Locchi entra così su Bruschi e Reali di Foligno estrae il secondo giallo. Rosso anche per il tecnico Lamarino Vicarelli al rientro negli spogliatoi dopo un battibecco con il Sussì, giudicato eccessivo dal fischietto Folignate. Il Lama rientra a mille nella ripresa. Sul tapin vincente di Bartoccini dopo un minuto c'è la bandierina di Baroni a vanificare tutto. Il salvataggio di Nuti a seguire vale un gol. Poi è proprio Nuti a segnare, ma stavolta è la bandierina dell'assistente Benedetti a strozzare l'esultanza dei biturgensi, schierati da Armin Lei nella ripresa con un 4-4-1. Vicarelli sposta Bartoccini da punta centrale, inserendo Bartolini per Baltorucci, e al 65esimo il Lama trova il 2-2 di Orlandi su una sponda di Bruschi, sempre più Milinkovic-Savic dell'eccellenza. 3 minuti e proprio il sergente di Lama trova la gran giocata in tandem con Orlandi, che porta al tiro Bartolini con palla che sfiora l'incrocio. Occhio al Sansepolcro quando riparte, come al 74esimo, quando un inesauribile Mariotti serve un assist al bacio per il Sussì, che è incredibile ma vero, per uno come lui non trova lo specchio. Il gol potrebbe trovarlo allora il Lama con questo missile da fuori, e invece a mettere la freccia è ancora il Sansepolcro con il letale e Sussì, che si fa perdonare subito approfittando di una dormita generale per siglare il 3-2 al minuto 82. Poi al 90esimo Bartolini, in uno scontro di gioco come detto, finisce sulla recinzione laterale. Reale ammonisce Gennaioli, ma il colpo è di quelli tremendi. Entra in campo anche l'ambulanza. Il medico sale nella vettura del 118 insieme a Bartolini e l'arbitro Reali non fa riprendere il gioco finché non si trova un altro medico. 12 minuti di sospensione, poi la gara riprende. Al 112esimo Pedrelli su punizione sfiora il poker. Poi, dopo 6 minuti rispetto ai 7 indicati, Reali fischia la fine del derby con il Lama che recrimina e Sansepolcro che fa festa negli spogliatoi. Cristian Volpi, partiamo dalla cosa più importante. Come sta Stefano Bartolini? Ma è stato condotto in ospedale. E penso che sia un infortunio abbastanza serio, perché si è scontrato con il palo e credo che c'è stata la frattura a livello delle costole. Ci auguriamo che sia il meno grave possibile, però sicuramente il risultato sportivo passa in secondo piano di fronte a un episodio del genere che ci ha un po' scosso. C'è stata attesa, no? Perché l'arbitro Reali voleva che arrivasse un medico. Il medico c'era, ma è salito con l'ambulanza, ha seguito Stefano in ospedale, poi si è giocato.
informasse, che ne so, in qualche modo per chiedere Bartolini, anche perché, cioè, veramente si sono resi conto tutti che la botta è stata brutta, siamo stati fermi 20 minuti. No, 12 minuti, insomma. Quindi, cioè, hai giocato fino al 112esimo. Poi ripeto, non lo so, perché io sono arrivato più tardi, magari era già stato chiesto, però ecco, mi sembrava almeno il minimo, insomma. Vedendola da fuori, Sansepolcro e Lama, che impressione ti fanno, Thomas? Ma Sansepolcro almeno uno dalla vetta, vedendola dal video, diciamo che il video riporta due squadre sicuramente forti, ma questo si sapeva, penso, già da inizio anno, che sono due squadre che lotteranno per i vertici della classifica. Il Lama l'abbiamo affrontato, il Sansepolcro lo affrontiamo fra due domeniche, quindi il Lama è una buonissima squadra. Il Sansepolcro lo affrontiamo fra due domeniche, anzi, il mercoledì. Lei ti sta ascoltando, fra l'altro, so che hai notato il suo scatto, no? Sì, ho notato. Foligno, l'hai visto mai scattare in quella maniera? A Foligno è scattato forse dopo la vittoria della Coppa con il Sansisto, ma dentro lo spogliatoio. Se no è difficile che scatti in campo. No, gli mando un saluto. Abbiamo vinto un campionato insieme a Foligno, è un buonissimo allenatore. Il pronostico, quello reale e vero, lo facciamo fare tra poco a Federico Cenerini. Diamogli però un materiale, perché cosa facciamo? Ci andiamo a vedere una delle due battistrade. Il Sansisto, che gli era battuto 3-1, l'Olympiatirus, nell'anticipo il servizio di Giuseppe Cecconi. Strada tutta in discesa per la formazione di Valentini nell'anticipo di Eccellenza contro l'Olympiatirus. Squadra che macina gioco sin dai primi minuti, creando davvero tanto, che gli permette di chiudere la gara nel primo tempo. La cronaca. Al primo affondo, ed è soltanto il quarto minuto, il Sansisto passa in vantaggio. Sul cross dalla destra, Grassi la respinge corta di testa sui piedi di Verrilli, che spara una fucilata da corta distanza, mettendo la palla alle spalle di 40. È sempre la formazione di Valentini ad avere il pallino del gioco, e al 15 è indisturbato e la mette nel sacco per il 2-0, e per lui è già doppietta. L'Olympiatirus reagisce al minuto 23 con un tiro da 16 metri di Fabri, sul quale De Marco è costretto alla respinta. Il Sansisto non fa sconti e al 30° porta a 3 le marcature. Cross dalla sinistra di Siena, spizzica con le mani 40, raccoglie la sfera Russo dalla destra e il suo diagonale chirurgico va all'angolino basso alla destra dell'estremo difensore ternano. C'è solo il Sansisto in campo, tanto che al 38° la sventola del limite di Bagnolo fa tremare il legno alla sinistra di 40, che così si salva dalla goleada della formazione perugina apparsa in grande spolvero. La reazione dei Ternani c'è al 41°, ma è sfortunato Grassi nel colpire il palo esterno alla sinistra di De Marco. Al 45°, bella giocata del Sansisto, Russo di tacco, serve Verrilli che la mette dentro per Carboni con la sua conclusione che va a colpire ancora il palo. Un primo tempo tutto a favore degli ospiti. Nella ripresa, con le immagini di Enzo Virgili, arriviamo al 58°, quando il Sansisto sfrutta da buona posizione un calcio piazzato con Salvucci, ma 40 è ben piazzato e disinnesca il pericolo. Al 73° l'Olympiatirus si affaccia dalle parti di De Marco, con Grassi servito da un lungo lancio di Cola. La botta del numero 8 in maglia verde è preda dell'estremo difensore perugino, che chiude così la porta. All'82° l'Olympiatirus accorcia le distanze sull'asse Fabri, Grassi, Mattia, Sugoni, con palla dentro per Cruciani che batte De Marco per l'1-3. Cresce nel finale la formazione di Sugoni, che all'85° sfiora il secondo gol ancora con Cruciani, con la palla che questa volta colpisce la traversa. Non accade più nulla fino al termine, il Sansisto consolida il primo posto in classifica, mentre l'Olympiatirus accusa la seconda sconfitta consecutiva. Vabbè, ma ormai i boi erano scappati. Niente. Abbiamo fatto veramente una brutta partita, il Sansisto ha vinto meritatamente e quindi c'è da fare mia colpa e io per primo. Ah sì, questa è la dimostrazione che comunque la differenza tra noi e loro non è abissale, siamo stati bravi, sicuramente il primo tempo meglio, poi però se smetti di giocare rischi di vanificare quanto fatto di buono, quindi è un campionato che si gioca palla su palla, punto su punto. Non pensiamo naturalmente al primato perché è presto e abbiamo un obiettivo ben preciso in testa, che è quello di salvarsi. Vincenzo Verrilli, capocannoniere con 7 gol, così come Gabriele Tramontano. Né Simone Bernicchi né Thomas, 20 anni, hanno affrontato il Sansisto. Guardando però le immagini, guarda come trema Thomas. Thomas è preoccupatissimo, no? Prima abbiamo interrogato te. Che giocatore ti aspetti, Verrilli? È forte. Vedendo le immagini, forte, fa gol. Quanti gol ha fatto? Sette. Come Tramontano, capocannoniere. Quindi forte.
Forte, vedendo le immagini, Federico. Sì, ho visto il gol che ha fatto contro la C4, ha fatto la progressione, ha impressionato, infatti ho detto a Nicola Trinchese, siamo un sacco amici, lui gioca tantissimo, quindi l'ho detto, infatti. Ti ha confermato le qualità di Verrilli. Le qualità di Verrilli. C'è chi contesta il tuo outfit. Stiamo dicendo, non ci credo che Cenerini si è presentato con questa felpa, ma come si fa? Un saluto dal tuo ex vicino di spogliatoio. Ti do un indizio? Ex vicino di spogliatoio. Laterale. Laterale. Laterale, ora in eccellenza. In eccellenza, vicino di spogliatoio. Spogliatoio l'ho girati, quindi... A Foligno l'hanno ribattezzato Teo Hernandez. Ah, e come no? Fratello, Emanuele Caruso. Cosa vuoi dirgli dopo che ti ha contestato la felpa? No, io voglio dire, lui c'ha il capello biondo platino, quindi penso che ecco. Io non posso parlare. Non può nessuno di lui può giustamente parlare. Abbiamo visto la prima della classe e fra poco ci andiamo a vedere l'altra prima della classe. Adesso Thomas, 20 anni, vuole rivedere il suo palo in avvio di gara. Angelana 0, C4 1. La partita ce la racconta Leonello Carloni con le riprese e il montaggio di Leonardo Antonelli. Due sconfitte consecutive, la C4 torna alla vittoria sul terreno di un'Angelana generosa e a volte anche sfortunata. Quinto minuto, che non sarebbe stata una giornata felice per l'Angelana, lo si vede subito. Infatti il bolide di 20 anni con l'ori battuto sbatteva sul palo. Azione da rivedere tre minuti dopo, quando Ravanelli veniva contrastato in area, ma il direttore di gara sorvolava. Sul capovolgimento di fronte Becca, servito da Mattia, batteva dalla media distanza Buini, ospiti in vantaggio. L'Angelana continuava ad attaccare, ma la difesa della C4 non sbagliava un intervento. Poco dopo la mezz'ora bigerna, richiama in panchina l'autore del gol, Becca, poco prima ammonito, che rischiava anche il secondo giallo, al suo posto Chica. Al 34esimo, almeno così è sembrato dalla tribuna, che i giocatori in campo hanno impedito la sostituzione già chiamata, sarebbe entrato Tempesta al posto di Piantoni. Tutto rinviato, si è continuato a giocare. Fino al termine della prima frazione il risultato non cambiava, squadra a riposo con la C4 in vantaggio. Adesso con le riprese di Leonardo Antonelli passiamo a vedere le fasi salienti del secondo tempo, con l'Angelana che già al quarto minuto ci provava con Capezzuto. Lori non si è lasciato sorprendere. Tempesta allora entrava al nono del secondo tempo, al posto però di Cavardel. Pierotti giocava anche la carta Giardella, attaccante al posto di Subicini, difensore. Angelana vicinissima al pareggio al 19esimo, ma la conclusione di 20 anni veniva respinta di piede da un gran riflesso del portiere Lori. 25esimo break della C4, Mattia rubava palla a centrocampo, andava al tiro ma Buini parava con sicurezza. Bravo ancora Buini 4 minuti dopo nel parare un colpo di testa ravvicinato di Francioni. L'Angelana seguitava ad attaccare generosamente ma anche con poca lucidità negli ultimi metri. Al 34esimo però il pallone ballava sulla linea di porta, dentro o fuori, non lo sapremo mai. Ma il sospirato gol per l'Angelana non arrivava. Finisce così, Angelana 0, C4 1. Venivamo insomma da risultati negativi, quindi c'era anche un po' di frustrazione ed era difficile uscire da questa situazione. Ce l'abbiamo fatta anche se in maniera confusionaria, però l'anima oggi c'è stata. Quindi complimenti ai ragazzi perché mi hanno fatto soffrire e quindi grazie per questa stupenda vittoria e bravi soprattutto all'Angelana, perché comunque si è mostrata una squadra ben attrezzata e quindi adesso resta la prossima partita che sicuramente è fondamentale, ma è fondamentale per il morale, eh? Non tanto la classifica che non la guardo più, perché gli ho detto ad oggi possiamo lottare per i play-out, per la salvezza, per i play-off o ancora la classifica è corta, se ci crediamo può succedere tutto, anche la vittoria del campionato. Oggi è stata una delle classiche partite che è difficile da commentare perché
l'abbiamo provato in tutti i modi, dopo 9 minuti siamo andati sotto, ci sta un tiro, forse l'unico tiro che abbiamo preso, siamo andati sotto, ci abbiamo provato, alla fine abbiamo giocato con 5 attaccanti, 4 attaccanti, ho messo anche Marani avanti, ci abbiamo provato in tutte le maniere, ma sono quelle giornate che vanno così, che la palla non va dentro e bisogna accettarle, certo. Da analizzare c'è che è una cosa che gli dico ai ragazzi, che comunque serve un po' più di cattiveria. Recuperiamo il palo di Thomas Ventani grazie a Leonardo Cesaroni in regia. Nel frattempo l'acconciatura di Giacomo Bicerna post partita, ma è un dilettante rispetto al ragazzo che abbiamo visto in tribuna. Quello è il capello da sogno alla Fellani che vuole fare Federico Cenerini, eh? Quando lo farai un capello così? In che occasione? Però devi una scommessa in cambio di... No, la scommessa no, vuole troppo laboriosa la cosa. Però Morlandi ce lo vedrei bene. Morlandi, se Morlandi potrebbe farlo. Potrebbe farlo. Invece di tirare i esatto. Fategli allungare esatto, i capelli. Facciamo allungare il capello così. Capello alla Fellaini, eccolo, perfetto Leonardo in regia, grazie. Ci rivediamo la conclusione di Thomas Ventani, perché ora è palo pieno. Voglio sapere, Simone Bernicchi, Stefano Gramaccia, qualora calciasse così e prendesse il palo, come commenterebbe? No, allora, rientriamo subito in studio. Prima grazie, cosa, sì. Sticchio da lì non arriva in porta, non ci arriva. Lupo calcia massimo da 15-16 metri, no? Anche meno. Non ci arriva. Anche poi, perché è difficile che occupa quella posizione in fase d'attacco. Infatti gioca davanti alla punta e poi di sinistro. Però immagina domenica contro il Flaminia prende un palo così, quindi sfiora il 99esimo gol, si ferma il 98, cosa dice Federico? Non ha fatto gol, cioè. Quindi, devi fare meglio, mi dispiace Stefano. Cioè. Come hai impiegato invece Thomas tu a casa, i bambini che ti stanno ascoltando, in quei casi cosa si dice? Meglio che non lo dico. No. Lo rifacciamo, una ciderbolina di qualcosa, come hai commentato tu? Niente, ho allargato le braccia. Poi Tommy su queste situazioni è bello pacato. Cioè, sì, Allora facciamo così, andiamo a vedere l'altra prima della classe, l'Ellera che ha battuto 2-0 la Nestor, vediamo come nel servizio di Alessandro Zampetti con le riprese e il montaggio di Andrea Penchini. Anytime Fitness è anche a Perugia, la tua palestra aperta 24 ore su 24. Allenati e divertiti con noi gustandoti la tua serie preferita in totale sicurezza. Cabina doccia privata, corsi personalizzati e istruttori qualificati pronti a soddisfare ogni tua esigenza. Con la tua key personalizzata avrai accesso alle palestre anytime in ogni parte del mondo. E grande novità, potrai divertirti anche giocando a padel nel nostro campo 1-1. Ci trovi a Perugia, in via Sette Valli 326D. Il tuo fitness è solo anytime. Al Fioroni si affrontano l'Ellera capolista e la Nestor di Mister Caporali nel match volevoli per l'ottava giornata del campionato di eccellenza. Padroni di casa che vogliono continuare il loro ruolino di marcia, formato da 3 vittorie consecutive. Ospiti con l'intento di ripartire dopo aver racimolato un solo punto nelle ultime 2. L'arbitro dell'incontro è il signor Aloi della sezione di Gubbio, coadiuvato dagli assistenti Proietti e Capicci. La partita si sblocca dopo appena 9 minuti, la prima vera palla da gol. Bellissimo traversone di Mottola dalla destra per lo stacco di Colombi, che con un grande colpo di testa batte Palanca. Ancora Ellera in avanti al 22esimo. Pettinelli conduce una grande ripartenza e allarga sulla destra per Mottola, che incrocia trovando l'opposizione di Palanca, che risponde presente anche sulla successiva ribattuta, anche se era tutto fuori gioco. 7 minuti più tardi continua il pressing dell'11 di Ciucarelli. I due attaccanti si cercano e si trovano, ma la conclusione di Polidori, liberato appunto dalla sponda di Colombi, è fuori misura. Solo nel finale del primo tempo prova a farsi vedere la Nestor, che però non va oltre un debole colpo di testa al 41esimo di D'Ambrosio, facilmente controllato da Battistelli. Con le riprese e il montaggio di Andrea Penchini passiamo alla ripresa. La prima grossa occasione della seconda frazione è al 30esimo, è per la Nestor. Un traversone della destra di Gianangeli trova l'inserimento del solito D'Ambrosio, che di testa però colpisce malissimo, non riuscendo ad inquadrare lo specchio. Al 23esimo altro brivido per l'Ellera. Fastellini conduce una rapida ripartenza e crossa al centro, trovando la corrente Regnicoli, che da pochi passi calcia alto, divorandosi il pareggio. Al 26esimo la formazione di Ciucarelli sfiora il raddoppio. Una punizione battuta rapidamente libera il subentrato Piccioli, che scivolata riesce ad incrociare con il destro, ma è decisivo il tocco di Palanca, che manda la sfera contro il palo. Al 35esimo gli ospiti quando c'è il tempo
Quando Fastellini si accentra, dal limite lascia partire un destro secco che Battistelli può guardare, venendo però graziato dal palo. Al 37esimo invece sciocchezza di Polpetta che colpisce gioco fermo Luparini, rimediando il rosso diretto e facendosi calciare anzitempo. Al 47esimo, ad un minuto dalla fine, Lellera chiude il discorso con un contropiede letale. Mattei serve nello spazio Lavano che crossa basso al centro per la deviazione spaccata di Luparini che spedisce il pallone in fondo al sacco. Si chiude così l'incontro, Lellera batte Nestor 2-0. Io dico sempre che quando uno gioca una partita di campionato d'eccellenza, le squadre sono due che stanno tutte e due in eccellenza. Tutti e due i tempi quasi sempre non si può giocare, ma quello che conta è fare sempre gol, nel senso che chi è che fa gol vince. Loro ci hanno creato buoni problemi, noi abbiamo fatto gol, loro non sono riusciti a fare gol per quello che è, ma purtroppo o per fortuna il calcio vince sempre chi fa gol, anche perché puoi giocare benissimo, puoi giocare male, ma vince sempre chi è che fa gol. Fra un anno e mezzo sul tabellino non è che vediamo 2-0 e Rocca Cannuccia ha giocato meglio, dunque conta sempre il risultato, ma noi dobbiamo vincere, provare a vincere sempre, se ci riesce di giocare bene o così così ottenere il risultato bene, se non ci riusciamo dobbiamo far fare i punti. Tanto di rammarico perché comunque sapevamo il valore dell'Eller e comunque qui venire a giocare qua non è mai facile, però abbiamo fatto con personalità, abbiamo preso gol sulla prima occasione e poi fino a metà secondo tempo non abbiamo concesso niente, abbiamo giocato, abbiamo ripartito, abbiamo creato. In questo momento il nostro problema è che non facciamo gol e mo si ripete da qualche domenica e quindi rammarico, insomma. Però sono contento perché se questi siamo, questa è la strada giusta perché giochiamo, creiamo, siamo tosti. Oggi non posso dire niente ragazzi perché comunque l'abbiamo lottato fino alla fine. Siamo rimasti anche in 10 in maniera un po' alquanto superficiale da parte della terna, ma oggi è stata tutta partita così. Però niente, ci rimbocchiamo le maniche e domenica cercheremo di riprenderci quello che abbiamo perso oggi qui. Non so se anche a casa hanno capito bene, Thomas, cosa conta in base a quello che riceve Fabrizio Giocatore? Il risultato è fare gol. No, mister. No, vai. Mister è molto pratico. Lui ancora ricorda la partita l'anno scorso, Eller Angelana, 3 minuti era la sua prima partita, 3 minuti provavano a giocare, dopo 3 minuti, non avete capito? Carco! Giustamente con i colori di Colombia. Pensa adesso che si attaccucci secondo. Perché scusa, attaccucci è maestro del calcio bagnato. Zappa Costa rinominato. Però insomma, risultati alla mano. Tanta roba, ma loro sono partiti per vincere come tutte le squadre, perché nessuno parte per perdere sinceramente, quindi tutti partono per vincere. E hanno una buonissima squadra e sicuramente lotteranno per vincere il campionato in fino alla fine. Anche per la Coppa, perché si è giocato fra l'altro anche il turno di Coppa. E mercoledì 6 di novembre saranno 2 sfide decisive. Eller Anarnese, 2 risultati su 3 per l'Anarnese e Branca Atletico BMG. In caso di parità si andrà addirittura al sorteggio. Quindi la spunta alla fine in eccellenza lo chiedo tra poco a Federico Cenerini, perché adesso andiamo al Biotti di Narni. Ci arriva un messaggio in casa BMG: forza BMG, grande vittoria a Narni, avanti così. Una vittoria arrivata al 90esimo firmata da Sciacca. Tu l'hai beccati, loro hanno subito risposto. Cene, ma hai vinto il Giro d'Italia con questa felpa? La battuta che mi fanno in spogliatoio quando metto sta felpa. Ah, quindi proprio è un must per te, diciamo. Sì, proprio, certo. Questa la capiamo in pochi, dai. Forse il mio compagno di reparto Alessio Grea, lui potrebbe sicuramente capire. Ma l'ha apprezzata anche Simone Bernicchi, no Simone? Certo. Il mio amico da tempo, che sempre era stante. 12 anni fa, ti ricordo. quando studiava il viaggiatore, lui studiava in macchina. Ah, studiavi in macchina? Sì, perché Sandra è vedi però. Prima di fuori quota, togli. Ha portato Sandra, però è anche intelligente. Quindi c'è chi avrebbe potuto dire no, insomma, era un po' fastidiare lo studio, invece studiavi. Io studiavo, sì, sulla 500. Io Simone che stavo così dietro, con Perolullo in avanti che non si muoveva. Con una grandissima musica al sotto. Che ascoltavate? Ma dillo tu. Che ascoltavate? No, perché tanto Perolullo mi ha buttato il CD della macchina. Quindi è vero.
Inna. Da casa chi ascolta Inna, scriveteci al 347 97 48 56 3 sulle pagine Facebook Eccellenza Calcio Tech Channel. Andiamo al Gubbiotti, vittoria importante quella dell'Atletico BMG che espugna Narni con un 2-1 che ci racconta Giacomo Papini con le riprese del montaggio di Fabio Lomoro. No, per lei saranno guai seri. Emergenza debiti, caso di debiti bancari, con l'Agenzia delle Entrate, finanziarie e per le segnalazioni nella centrale rischi. Siamo presenti in tutta Italia per difendere le vostre imprese e le vostre famiglie. Affidati con fiducia ai professionisti dell'ufficio Emergenza debiti. Finisce 2-1 per l'Atletico BMG, il match di Narni. La formazione di Proietti si impone nel finale grazie all'Eurogol di Sciacca. La Narnese, c'è da dire che per un tempo ha giocato in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione di Brevi. Con le prese e il montaggio di Fabio Moro andiamo a vedere le azioni salienti di questa partita. Narnese in avanti al nono sugli sviluppi di un calcio d'angolo, testa di Brevi e palla sulla traversa. Tano para Bocci, poi il tiro di Quondam viene deviato in angolo. Al 36esimo gol annullato dall'Atletico BMG per fuori gioco. Poi sul proseguo dell'azione gli ospiti chiedono un rigore per fallo su Sciacca, ma l'arbitro concede punizione dal limite per un fallo precedente. E poi, come detto precedentemente, al 44esimo espulsione di Brevi per doppia ammonizione. Narnese in 10 per tutto il secondo tempo. Al 14esimo l'Atletico BMG passa in vantaggio con un tiro dal limite di Feltre che sorprende Mazzoni. La formazione di Proietti va vicina al raddoppio, al 26esimo con la punizione di Passaguedi, fuori di poco. Poi si scatena Tramontano, indubbiamente il migliore in campo. Al 28esimo ci prova dal limite tiro fuori di poco. Al 30esimo il suo tiro finisce alto. E poi al 32esimo firma il gol del pareggio. Anticipando tutti e firmando l'1-1. Ma non finisce qui. Al 37esimo incredibilmente la Narnese va vicina al 2-1, ancora con lo scatenato Tramontano, diagonale fuori di poco. E poi arriva al 45esimo l'Eurogol di Sciacca che con un tiro da fuori area batte per la seconda volta Mazzoni. Finisce 2-1 per l'Atletico BMG. Siamo con Marco Sabatini, primo allenatore dopo questa sconfitta per 2-1 contro l'Atletico BMG. Partita decisa da episodi. Sì, decisa da episodi. Primo tempo abbiamo avuto l'occasione subito di fare gol, non l'abbiamo fatto. Poi dopo siamo rimasti in 10 per una doppia ammonizione e siamo rientrati per il secondo tempo molto bene, però abbiamo subito un bel gol. Da fuori aria, da Feltre mi sembra, e poi dopo da lì non abbiamo mollato un attimo e siamo riusciti a riprendere campo e fare il pareggio. Abbiamo avuto un'altra occasione dopo il pareggio, benché eravamo in 10, poi c'è stato un episodio che, premetto che l'arbitro è stato bravissimo, però c'è stato un episodio che ad un quarto d'ora dalla fine fa per due, ha fatto prima un fallo, è stato ammonito da dietro, dopo 5 minuti ha fatto un altro fallo da dietro e l'arbitro non ha preso nessuna decisione. La cosa non è che mi sia piaciuta tantissimo, comunque sia non meritavamo assolutamente la sconfitta, quindi noi andiamo avanti per la nostra strada. Abbiamo fatto una grande partita perché abbiamo giocato penso 75 minuti in 10, i ragazzi hanno dato tutto, quindi non devo dire niente, l'unica cosa è che la mia squadra oggi non meritava la sconfitta. Allora, Michele Preghietti, tecnico dell'Atletico BMG, vincere a Napoli non è facile, voi ci siete riusciti?
Ma i ragazzi a cui vanno i complimenti lavorano veramente duramente nella settimana, quindi eravamo venuti qui a Narni convinti di fare una bella partita. Poi, come accade nel calcio, gli episodi fanno differenza. Noi abbiamo trovato due gol di ottima fattura e quindi abbiamo portato a casa la partita. Però, ripeto, anche sul piano del gioco siamo stati un po' facilitati dall'espulsione del calciatore della Narnese. Il secondo tempo penso che abbiamo meritato di vincere, anche perché il gol è nato, insomma, da un episodio, il gol della Narnese, mentre noi il secondo tempo, anche grazie alla superiorità numerica, abbiamo avuto predominio territoriale, abbiamo avuto tante occasioni. Forse l'unico rimprovero da fare alla mia squadra è quella di non averla chiusa prima, perché abbiamo avuto tante ripartenze, forse un pizzico più di qualità ci avrebbe dato la possibilità di fare il secondo gol. Però, ripeto, io dico che vincere a Narni devi essere anche un po' coraggioso e un po' fortunato. I ragazzi se la meritano, perché durante la settimana, ripeto, fanno un grandissimo lavoro e prima di essere grandi calciatori sono grandi uomini. Scegliete Thomas Ventani, Simone Bernicchi, uno parla della Narnese, uno della BMG, tema libero, vai. Non lo so, io vado con la Narnese. Vai, vai. Società, penso una delle top che ci sono, impianto l'hanno fatto quest'anno bellissimo, squadra forte, passo la parola a Tommy che sull'Atletico BMG è preparatissimo. E fusione quest'anno, quindi squadra nuova, giocano a bastardo, ma sbaglio. Girone d'andata, giro di ritorno, però è un momento pessimo, forse il peggiore della trasmissione. Coppa, voglio sapere chi la spunta secondo te. Semifinale in Arnese Ellera, due risultati su tre per la Narnese. Branca Atletico BMG è l'altra semifinale. Chi va in finale, chi vince? Vai. Campionato, dai. No, campionato. No, campionato ancora è lunghissimo. La Coppa è tutto da qui alla fine campionato. Tutto aperto, perché in caso di parità il sorteggio detto, sì, a Branca. Sì. Quindi Branca è una squadra forte, secondo me, in casa. E adesso no, e poi l'altra partita invece è aperta, molto aperta, perché l'era l'Arnese, sono due. Chi devi salutare appena sei arrivato qua in studio? Ha detto devo fare assolutamente un saluto, vai. Assolutamente. Pronostici non ve li chiedo, tanto è inutile, insomma. Ai ragazzi del Capocavallo, perché prima categoria girone B, primi in classifica, ha vinto la Giorgiana, quindi a fine carriera, quando a 40 anni andrai a giocare a Capocavallo, fai i capelli alla Fellaini come ragazzo che abbiamo visto sugli spalti di Amicagelli, va bene? Ad averci da 40 anni i capelli. Solo se ti metti a fare allenatore, caro. Preferisco o il giornalista, uno dei due. Come Caruso. Sì? Platino, sì. Un platino, beh, più vai avanti con l'età, però più il platino, oggettivamente. Finché non ti ripetardi come Morlandi va tutto bene. Adesso andiamo allo Spoletini, finisce 1-1 fra Cannara e Ponte Valleceppi, partita che si racconta Giacomo Cavarai. L'ottava giornata dell'eccellenza regionale ha visto di fronte allo Spoletini di Cannara i locali di mister Caporali in rosso-blu contro gli ospiti del Ponte Valleceppi di mister Polverini in completo bianco. Ha diretto il signor Fora di Terni, assistito dai signori Caravella e Suriani di Perugia. Inizia la partita a ritmi molto elevati, ma fino al settimo minuto non registriamo episodi di rilievo. Al nono minuto la punizione di Giuliacci si perde di poco oltre l'incrocio dei pali. Gli ospiti gradualmente alzano il baricentro. La difesa locale sventa ogni pericolo. Al ventiseiesimo episodio dubbio in area ospite per un fallo su un attaccante dei locali su palla proveniente da calcio d'angolo. Arriviamo al trentatreesimo, brutto fallo su Racichini a centrocampo.
ma dopo la punizione nulla di fatto. Al 38esimo bella azione del Cannara che porta Frustini al tiro, Biscarini respinge l'insidiosa conclusione. Al 41esimo la splendida conclusione di Racichini finisce all'incrocio dei pali per il vantaggio dei locali. Un bel primo tempo termina con il Cannara in vantaggio per 1-0 sul Ponte Valle Cippi. Con le riprese ed il montaggio di Roberto Solari passiamo al secondo tempo. E dal secondo minuto il neo entrato Mancini va in gol, che viene annullato per evidente fuorigioco. La partita continua ad essere giocata a ritmi molto elevati, con continui cambi sul fronte d'attacco. E dal ventesimo, dopo il tiro di Mancini respinto da Bazzucchi, Procacci va in gol. Quindi siamo sull'1-1. Nei successivi minuti le due formazioni si affidano in prevalenza a lanci lunghi per i propri attaccanti, ma le opposte difese sventano ogni pericolo. E dopo 3 minuti di recupero, una bella e combattuta partita tra Cannara e Ponte Valle Ceppi termina sull'1-1. Diciamo, abbiamo fatto una buona partita, tecnicamente valida, forse una delle migliori da inizio stagione. Ci siamo disuniti solo per 10 minuti nel secondo tempo e purtroppo abbiamo preso il gol del pareggio, però alla squadra non posso che fare i complimenti. Sì, esattamente, una bella partita, due squadre che si sono affrontate a viso aperto e credo che il pareggio alla fine sia stato il risultato più giusto. E devo fare ragazzi perché eravamo un po' rimaneggiati, poi gli infortuni di Urbanelli e Dragoni a partita in corso, però chi è entrato ha dato il suo contributo. Ma che gol ha fatto Alex Racichini? Destro esplosivo alla gramaccia, come diciamo. Io ho commentato subito, ho detto subito, Madonna Stefano, ah no. Giocatori veri la mettono all'incrocio. Tu il palo. Giusto, giocatori veri all'incrocio, io palo. Prossima volta all'incrocio anch'io, dai. Miau. Senti, Ponte Valle Ceppi invece? Ponte Valle Ceppi ci giochiamo e l'abbiamo affrontata in Coppa, mi hanno fatto un'ottima impressione. Loro sono sempre quelli da 3-4 anni, quindi è una partita difficile, in più sul sintetico. Che non ti piace come campo? Pensavo fosse il tuo campo preferito. No, insomma, campo è... Sei di Federico Cenerini tu, quindi... Campo è uno dei migliori in eccellenza, però loro magari sono un pochino avvantaggiati perché allenano di sempre, sono un pochino avvantaggiato rispetto a chi si allena da un'altra parte. Foligno invece, da ex, cosa dici? Scusa Nico, sì, vai. Tommy si allena sul sintetico. No. No, lui non si allena. Ci alleniamo a Castelnuovo. Non più sul sintetico. Ha chiesto lui di non allenarsi. Sai, il sindaco di Santa Maria degli Angeli, lui oramai comanda tutto. Comanda più il presidente Santarelli, Tommaso Ventanni a Santa Maria, ormai è ufficiale. Mi dicevi? Di Foligno. Foligno sono partiti bene, sono all'entusiasmo, sono tanti ragazzini da quello che ho visto. E quindi non l'ho vista come squadra perché forse una volta in televisione hanno fatto una diretta con il San Sisto, mi sembra. Lì mi hanno fatto una bella impressione. Però non avendola ancora affrontata non posso dirti come sono. Prossima partita ti faccio una bella relazione. Una bella relazione da fuori. Senti, quando rientri? Come mondiali, come immobili. Adesso quando c'è la sosta dei mondiali che... No, non lo so ancora. Vediamo. Poi parti con Brasile per giocare in quel modo. Brasile non mi hanno convocato perché sono fatto male. Solo per questo, insomma. Adesso andiamo però a soccorso di Magione. Ci vediamo lo 0-0 fra Dentinella e Foligno che ci racconta Sandro Della Vedova con le riprese del montaggio di Giorgio Polli. Mondottica nasce nel 1996 con l'obiettivo di soddisfare la propria clientela con prodotti di ultima generazione. Occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro costante impegno nella ricerca di prodotti innovativi si pone l'obiettivo di offrire una visione chiara e confortevole, ma soprattutto di migliorare, proteggere e preservare la vista dei clienti. Mondottica. Scopri come vedere il mondo. Salve a tutti, sono Rosy Luca, osteopata e titolare del centro medico Fisiosalus. Oggi voglio raccontarvi del mio sogno che è diventato realtà. Fisiosalus nasce nel 2015 da una superficie di 60 metri quadri e contava 3 fisioterapisti.
Oggi la nostra equipe è formata dai migliori medici, osteopati, fisioterapisti, kinesiologi che ci sono nel settore sanitario e conta 60 professionisti su una superficie di circa 800 metri quadri. Abbiamo creato tutto questo per migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti e sviluppato soprattutto dei percorsi terapeutici che puntano alla prevenzione della salute. Tutto ciò è stato possibile attraverso il continuo aggiornamento, impegno, studio di ogni membro del nostro staff, andando sempre alla ricerca del meglio per i nostri pazienti. Non c'è nulla che più caro che la nostra salute e Fisiosalus è qua per questo. Per l'ottava giornata del campionato di eccellenza regionale a Lamberto Ragni di Soccorso di Magione è finita con il risultato d'occhiali tra Ventinella e Foligno. Foligno va subito pericolosamente in avanti al secondo minuto con Piermarini, la cui conclusione è stata di poco sul fondo. Al minuto 14 ancora Foligno con la Gruta che da ottima posizione tira debolmente tra le mani di Zucconi. Al 25esimo si affaccia pericolosamente il Ventinella con una grande conclusione di Catani, Ceccarelli si allunga in angolo. Si va a riposo sullo 0-0. La telecamera di Giorgio Polli ci porta ad analizzare la seconda frazione che si apre con un tiro del solito Catani dopo 30 secondi parato da Ceccarelli. Al terzo minuto calcio di rigore per il Foligno per l'atterramento in aria di Piermarini ad opera di Morucci. Dal dischetto alla Gruta Zucconi intuisce e salva il risultato. Al 23esimo la Gruta ci prova per cancellare il rigore parato con una botta ravvicinata, ma Zucconi è attento e respinge. Al 26esimo il Foligno chiede un altro calcio di rigore per una caduta in aria del solito Piermarini, ma il signor Bartolucci, ben appostato, fa segno di proseguire. Al 28esimo sul capovolgimento di fronte sempre Cretani, che con un tiro cross ci prova con palla di poco fuori. Foligno vicino al gol al minuto 34 con Giannò, ma il tiro è bloccato a terra dell'ottimo Zucconi. I 5 minuti di recupero concessi non sono bastati per sbloccare il risultato. È tutto da Soccorso di Magione. Ribadisco il risultato finale. Ventinella 0, Foligno 0. Vi ringrazio per l'attenzione, augurando un buon proseguimento di serata. Sandro Della Vedova, linea allo studio. Un grande punto contro la sua ex squadra, coronato da un ottimo saluto caloroso da parte dei sostenitori del Foligno. Ah sì, è sempre un piacere. Tornare a Foligno, salutare vecchi amici è sempre un piacere. Poi i ricordi sono veramente tanti e tutti belli, ringraziando. E la partita abbiamo fatto un punto, secondo me, con una squadra che gioca a calcio benissimo, preparata da un allenatore, per me il più bravo della categoria, che gioca a calcio, ha sempre grandissime idee, non ha paura mai di giocare e mette in difficoltà, secondo me, tutti gli avversari. Quindi sono contento della prestazione dei ragazzi che hanno stretto i denti, hanno lottato pallone su pallone e certo abbiamo fatto un punto e non ne abbiamo fatti tre, però questo secondo me è da dove ripartire per cercare di incanalare qualche buon risultato. Mister Paolo Cotroneo, cos'è mancato per cancellare il blackout di domenica contro Pontevecchio per raggiungere il bottino pieno? I complimenti di mister Bisello Ragno. Ma ringrazio Bisello, che è un amico, oltre che è un bravissimo allenatore. È mancato solo il gol, ci abbiamo provato in tutti i modi. Penso che vanno dati i giusti meriti al portiere loro, che è stato bravissimo in più un'occasione, quindi va bene così. Io ai ragazzi non ho niente da rimproverare, volevamo vincere, ci abbiamo provato in tutti i modi. Ripeto, abbiamo avuto tante palle gol e ci è mancato, ecco, forse tra virgolette, perché ripeto, oggi va messo sulle i meriti del portiere, ecco, giusto, dai giusti meriti, bene, quindi i nostri sono stati bravi ma il portiere loro è stato più bravo, ecco. I complimenti di Luca Bisello Ragno a Paolo Cotroneo, un bello scambio di cortesie. In campo vi è mai capitato uno che va a dire sei proprio forte, vi è mai capitato? No mai? Oh, a fine partita complimenti, proprio forte, forse è capitato a Thomas Vent'anni, vi è mai capitato? No, non ricordo. Sei proprio bello, ve l'hanno mai detto invece in campo? No, io ricordo un amico mio che gliel'hanno detto. Forse Federico sì, può darsi. Non mi ricordo. A Federico sì, c'è un bel biondo magari. Un arbitro donna che magari ti ha fatto qualche apprezzamento, ti è mai capitato? No, neanche? Senti, rigori sbagliati invece, anzi rigori parati, gran parata di Zucconi sulla Gruta. Quanti rigori hai sbagliato in carriera, Thomas, tu? 2-3. Credo abbia una media come Immobile, tu sei giù di lì dal dischetto, no? Immobile non insegna tanti, quindi è una media non altissima. Sbagliato anche da poco. Simone Bernicchi?
uno mi sa, però hanno tirati pochi. Pochi? Sì. Oh, sbagliato come? Te lo ricordi? Parato o sbagliato? A Castel del Piano. L'anno, il secondo anno ce l'hanno. Come l'hai sbagliato? Non mi ricordo se l'aveva aperto o chiuso, non mi ricordo. Chiuso, forse chiuso. C'era Marco Taccucci da una parte o dall'altra? Secondo me. Con te era? Sì. Ok, ti aveva detto lui come calciarlo, immagino, no? Sì, si mangiava tutta la settimana. Ho detto calcia così che fai gol e puntualmente. Io ho dato retta perché ho detto vabbè, questo è anziano. Lo specialista degli 11 metri è Federico Cenerini, vero? Sì, media alti, un rigore tirato, uno sbagliato. Parliamo di quanti anni fa? 2016, Foligno, Guaglio Casa Castalda. Nelle fila del Guaglio Casa Castalda. Sì, pallone su qualche campanile è finito, dentro Foligno. Cioè vorrei calciare di potenza. Ci ho detto tiro di potenza, adesso poi, però, sfondo la porta, corpo all'indietro. Ai bambini che stanno ascoltando a casa, non tenete il corpo. No, assolutamente. Sempre sopra col corpo. Sopra col corpo, coordinato. Però quella volta saranno stati supplementari, ma hanno un po' annebbiato la vista. Ma eri stanco. Chi erano gli altri per farti la rigore a te? Non lo so, domanda da chi, quando va il tranza, chi se la sente? Io me la sento, ragazzi. C'era rimasto solo il custode. Però no, giocavano in trasferta, aveva seguito la squadra e quindi è toccata a Federico Cenerini. Primo punto in trasferta per il Castiglione del Lago, primo punto della gestione Michele Riberti. Arrivano 2-2 nello scontro diretto contro la Ponte Vecchio, che ci andiamo a vedere. Servizio di Fabio Massoli, ripreso e montaggio di Mario Sacchetti. Nonostante sia solo l'ottava giornata di campionato, al Comunale Ornari di Ponte San Giovanni, Ponte Vecchio e Castiglione del Lago si giocano un pezzo importante di permanenza nel torneo regionale di eccellenza. Più che punti, dei quali le due compagini hanno comunque estremo bisogno, in palio c'è il morale che solo un successo può dare a due squadre in gravi difficoltà di classifica. I padroni di casa al terz'ultimo posto con 5 punti arrivano dal roboante 4-2 fuori casa contro il Foligno, che ha dato loro grande fiducia ma al quale serve dare seguito. Gli ospiti del neotecnico Riberti vanno invece ancora a caccia del primo successo stagionale per tamponare l'emorragia delle due sconfitte di fila e smuovere una classifica che li vede fanalino di coda con appena un punto. Arbitro dell'incontro è Luigi Scicolone di San Donani Piave, coadiuvato dagli assistenti Spena e Trotta di Perugia. La cronaca. Sembra farsi subito in salita la domenica dei Pontani. All'ottavo Cecchini è infatti costretto a dare forfè per un problema alla spalla e passano appena due giri di lancette quando su un innuoco pallone in mezzo il portiere del locale genovese al debutto tra i pali la combina grossa facendosi sfuggire la sfera dalle mani. Osacque ringrazia e a porta vuota spedisce in rete per il vantaggio 0 Castiglione del Lago 1. La squadra di Caldarelli però non si scompone e al 21esimo acciuffa immediatamente il pareggio. Calcio d'angolo dalla sinistra di Perronullo, Battistelli subentrato all'infortunato Cecchini e al posto giusto, al momento giusto, e di testa trova la deviazione vincente. Ponte Vecchio 1, Castiglione del Lago 1. Sul finire di primo tempo torna a rendersi pericoloso il Castiglione del Lago. D'Urso scarica un violento destro verso la porta avversaria, trovando però questa volta l'ottima opposizione di Genovese, che si riscatta deviando in corner. Con le riprese e il montaggio di Mario Sacchetti passiamo allora alle immagini dei secondi 45 minuti. Gli ospiti soffrono evidentemente le iniziative su calcio da fermo dei locali, perché al nono, ancora su calcio d'angolo, la Ponte Vecchio trova il gol del sorpasso. Sulla bandierina il solito Perronullo, traiettoria a rientrare sul primo palo. Battaglini si avventa sul pallone toccandola a quel tacco che
basta per mettere fuori casa Airari con la sfera che così conclude la sua corsa in rete. Pontevecchio 2, Castiglion del Lago 1. Nonostante pochi giorni a disposizione, l'impronta di Riberti sulla propria squadra si vede tutta e lo svantaggio dura infatti fino al 26esimo con gli stessi protagonisti nel bene e nel male. È una domenica infatti questa che Genovese faticherà a dimenticare, perché al 26esimo una sua nuova clamorosa indecisione col pallone praticamente in mano consente a Osacque di trovare di nuovo il gol e una doppietta personale che più facile di così non si può. Pontevecchio 2, Castiglion del Lago 2. Gli animi si accendono nel finale con qualche parapiglia e parola di troppo tra i giocatori in campo e panchine, con la posta in palio che di certo non aiuta a stemperare la situazione. In pieno recupero è Lorenzini a provare a far saltare il banco con un gran destro dalla distanza, ma Airari in qualche modo smanaccia in calcio d'angolo. Al termine dei 5 minuti di recupero, il triplice fischio finale sancisce la fine dell'ostilità. A Ponte San Giovanni, Pontevecchio, Castiglion. Mister Berti, tecnico del Castiglion del Lago. Mister, nonostante siano pochi giorni che siede sulla panchina, la sua impronta diciamo che si è vista subito dal punto di vista del carattere, perché questa è una squadra che nonostante essere passata in svantaggio in un campo difficile come questo, nel secondo tempo ha dimostrato veramente grande carattere. Ma sono contento che lo dici, io non è che sia tanto soddisfatto, però il risultato alla fine ci sta, un errore, forse due errori da entrambe le parti su calci da fermo nostri e loro, però alla fine penso il pareggio sia giusto e andiamo avanti e vediamo un po' quello che succede. Con il tecnico della Pontevecchio, mister Caldarelli. Mister, bicchiere mezzo pieno, si dà continuità al successo contro il Foligno con un buon pareggio, bicchiere mezzo vuoto, questo pareggio poteva essere una vittoria se magari dietro non fosse successo quel che è successo. Si prende più il bicchiere mezzo pieno o quello mezzo vuoto? Ma guarda, io sono abituato a ragionare sulla prestazione e devo dire che oggi non abbiamo fatto una bella prestazione, cioè è stata una partita oggettivamente brutta, nel senso che abbiamo faticato proprio a trovare i spazi, a trovare le giocate che ci hanno sempre, diciamo, in queste partite contraddistinto, un po' per la bravura dell'avversario che non ci concedeva spazi, comunque difendevano tutti dietro la linea della palla e quindi era difficile trovare spazi. E poi diciamo per imprecisione nostra. Detto questo, penso che la squadra dal punto di vista dell'atteggiamento però ha fatto una buona partita, ha concesso quasi niente al Castiglion del Lago, che comunque è una squadra che ha potenziale offensivo importante, insomma. Abbiamo visto Michele Riberti tornato in panchina, ha prestato subito il cappellino a Fabio Massoli in occasione dell'intervista. Per favore dite a Bernicchi di togliere quel giacchino, perché mica è Fonzi, è un giacchino da pagliaccio, non fa più neanche i no look. Chi è che ti ha massacrato? Non lo so. Ex compagno di squadra, ex compagno di reparto. Perché oggi da terzino destro, però ecco, che maglia aveva il 2? Mi sembra maglia numero 2, da terzino destro, mai superata la metà campo. Mai superata, proprio. Certo, perché non ci sono io vicino che lo guido, che gli dico dove deve andare, normale. Però ottimo, ottimo giocatore. Leo da casa puoi replicare. Adesso controlliamo il numero di maglia. Nel frattempo torniamo in Serie D, ci andiamo a vedere il primo punto della gestione Fiorucci. Arriva uno 0-0 contro la San Giovannese, 0-0 che ci racconta Marco Gobbino con le riprese e il montaggio di Gabriele Pelliccia. Gruppo Biagioli, edilizia, lavorazioni inerti, movimento terra, recupero e trattamento materiali inerti. Via Taro 6, Orvieto, telefono 0763 340784. Un punto che forse servirà poco per la classifica dell'Orvietana, ma potrebbe invece essere utile a Silvano Fiorucci e al gruppo per lavorare con più serenità. Tanta curiosità di vedere il ritorno del Tamba d'Orvieto. In tribuna è presente anche l'ex DS Mortolini seduto accanto al presidente Biagioli. Tra infortunati e squalificati ne mancano 5 tra i biancorossi e Fiorucci sceglie di mandare in campo una formazione molto simile a quella che aveva perso domenica scorsa contro il Trestina. A parte il ritorno di Frabotta al centro della difesa, la scelta di Rinaldi a centrocampo e l'arretramento di Omoria sull'esterno basso. San Giovanese invece al completo, Firicano posiziona l'ex Narnese, Zardi dietro gli attaccanti Bellini e Boisch.
Sangiovannese che impone subito ritmi veloci, va vicino al gol dopo 3 minuti, quando arriva la conclusione Zar, ma Rossi si tuffa e devia in angolo. Dal successivo corner Orvietana che esce, innesca una ripartenza, rimangono a terra 2 giocatori, 1 per squadra, ma l'azione continua, arriva alla fine Bracaletti al tiro che è deviato anch'esso in calcio d'angolo. Orvietana torna alla conclusione in porta al 10° minuto a seguito di un'azione nata da fallo laterale. Guazzaroni entra in area, si appoggia su Nicodemo, la cui conclusione però non impensierisce Cipriani. Più pericoloso 1 minuto dopo, Zar dalla parte opposta, ancora al tiro sul suggerimento di Bosch e ancora un calcio d'angolo guadagnato dagli ospiti. L'atteggiamento dei biancorossi è sicuramente più guardingo del solito, anche per il ritmo imposto dagli ospiti, ma al 24esimo ecco che Tomassini scambia con Nicodemo, il triangolo si chiude, Tomassini potrebbe tirare o servire il compagno sul lato opposto del campo, invece finisce a terra, chiede il calcio di rigore, ma l'arbitro vicino all'azione fa ampi cenni di proseguire, ci sono proteste. E poco dopo, proprio per i postumi di questo intervento sulla quale Tomassini ha chiesto il rigore, proprio Tomassini sarà costretto a chiedere il cambio al suo posto di Natale già alla mezz'ora del primo tempo. Gli ospiti allora provano ad approfittare degli avversari rimasti senza il proprio numero 9 e collezionano una grande occasione proprio pochi minuti prima dell'intervallo, ma la deviazione al volo di Bosch coglie la traversa ed è bravo poi Rossi a ritrovare subito la palla dopo che aveva colpito il legno. La ripresa inizia con Ricci al posto dell'ammonito Guazzaroni nell'Orvietana, Fiorucci si traveste da capo ultras, incita il pubblico chiedendo maggior tifo, i biancorossi ci mettono impegno, riescono a impostare a qualche azione pur faticando a centrocampo, ma si fa sentire se non altro come punto di riferimento l'assenza di Tomassini. I padroni di casa fanno incetta di calci d'angolo, alla fine ne batteranno 10, ma a centro area sembra meglio la difesa toscana. Si arriva così al 17esimo quando la Sangio si fa rivedere poco dopo appunto il quarto d'ora con Zar che va via a frabotta, prova una prima conclusione ribattuta mentre il secondo tentativo a girare finisce alto. Ma l'Orvietana prova a rispondere con l'azione innescata da Natale a metà del secondo tempo che libera Rinaldo sulla sinistra, entra in area da posizione defilata, il tiro a superare il portiere si stampa sul palo. L'azione poi verrà fermata per un fuorigioco del compagno vicino al palo stesso, ma forse se il pallone fosse entrato direttamente il gol sarebbe stato valido, chissà. Poco dopo Di Natale, scattato sul filo del fuorigioco, costringe a una bella parata in tuffo Cipriani. Momento positivo per l'Orvietana, ma nell'ultimo quarto d'ora Fiorucci inserisce Bianca, sposta Morì in attacco. E proprio loro due sono protagonisti dell'azione che porta ancora l'Orvietana vicino al gol. Il suggerimento del neo entrato consente ad Omorria di entrare in area a far partire un tiro che sfiora la traversa, ma poi anche Omorria dovrà alzare bandiera bianca e lasciare il posto a Proietti. Stavolta i 5 minuti di recupero non sono fatali per l'Orvietana che trova il secondo punto di stagione, primo tra le mura interne del Muzzi. Ma il rammarico è che magari noi in questo tipo di partita che è venuta fuori, che un po' io mi aspettavo ampiamente, un po' combattuta, spezzettata, noi potessimo far vedere qualcosina in più la nostra qualità che abbiamo. Tra l'altro oggi arrivava il nostro giocatore numero 10 Bellini, che era stato fuori per un po', insieme agli altri due attaccanti. Speravo che questi 3 giocatori, quindi spero di fare risultati per tutto l'ambiente, credo che anche chi è andato via sarà dispiaciuto, sì, ma contento, perché in fin dei conti è andato via un direttore che si sta tra 22 campionati, da quello mi risulta, un allenatore siccome è figlio mio, fratello minore, di tanto in 5 io lì qualche sberla la prendeva, però la porta era buono, insomma, quindi sicuramente siamo contenti anche loro. Io da parte mia sono contento, sinceramente sono contento. Oggi è stata una bella giornata di sport. Ce lo fai, tanto ormai puoi fare tutto. Dopo che Leo Landi in diretta ti ha dato del pagliaccio, l'hai ribattezzato come maglia numero 2. Cafu Lanzi, quindi, in forza alla C4. Ce lo fai Silvano Fiorucci che incita la folla del Muzzi in perfetto castellano? No, dai Fioli, show! Senti la voce! Ti mettiamo la maglia rossa. Che non è più castellano di me, cioè parla più di me. Ti mettiamo la maglia rossa, anzi, alla fine ti tiro fuori una chicca. Guarda, ti tiro fuori una chicca qui alla fine. Io voglio sapere se Thomas Vent'anni fosse stato Simone Tomassini e non ti avessero dato quel rigore, cosa avresti detto? Avrei preso il giallo sicuro, immediato, proprio per proteste.
Però no, penso che anche dal video era rigore netto. Quindi poi penso è anche uscito Simone, che lo saluto calorosamente, quindi sicuramente era rigore. Quando non te lo danno ed è netto, rosichi un po'. Tunnel, fra l'altro, di Baraccaletti a Cinerini. Hai visto Loretana? L'hai affrontata domenica scorsa? Che squadra è? È una squadra con delle individualità importanti, perché gente come Tomassini, Rinaldi, Paletti, Bassini sono giocatori importanti. È chiaro che oggi è per loro iniziato un nuovo campionato e hanno subito colto un pezzo di risultato importante, perché la San Giovannese è una squadra che abbiamo affrontato anche noi, che ha ritmo, è una squadra dinamica, quindi è... Quindi è un buon punto. È un buon punto, sì. Città di Castello invece che ha gli stessi punti del Trestina, adesso ci andiamo a vedere lo 0-0 contro il Parma. Città di Castello abbiamo affrontato in Coppa. E vittoria ai rigori, no? Siamo vinto a rigori in casa loro. Perché non l'hai calciato dei rigori? Rimangono i 5, poi se serve, eccomi. Era una a oltranza, sì, però prima... Io ero dopo Gramaccia, capito? Quindi, no, anche lì ci sono degli ottimi giocatori, sicuramente, stanno facendo, hanno avuto un buon inizio di campionato, poi vedremo. Andiamo a vedere come è maturato oggi lo 0-0 in casa del Tau. Cerchi l'auto che fa per te? Autostop è il posto giusto, esclusivamente al mercato aziendali, chilometri zero a un prezzo mai visto. Vieni a trovarci nel nostro autosalone rinnovato in via Parini a Trestina. Autostop, e non resti mai a piedi. Una cosa, il pareggio sta stretto a Città di Castello, che ha avuto le opportunità per fare il colpo sul neutro di Ghivizzano con il Tau Altopascio, ma un giovane portiere di belle speranze si è opposto alla grande alle sortite di Calderini e compagni. È stata una bella partita, merito anche dei padroni di casa che hanno giocato a viso aperto contro una squadra che dopo il successo su Livorno non nascondeva le sue ambizioni. Nel primo tempo, dopo un inizio di studio, la partita è salita di tono poco dopo la mezz'ora con questo cambio gioco che ha messo Calderini nella condizione di battere, ma la conclusione è finita alta sulla traversa. I tefernati insistono con la vivacità di Pupo Posada sulla sinistra, ma il traversone poteva essere lavorato meglio. Ancora Pupo Posada è sempre una spina nel fianco della difesa dei lucchesi, ma non sfrutta bene il campo largo che gli avversari gli hanno regalato il 39esimo. Il Tau si rende pericoloso prima del riposo con Carcani, che si inventa una conclusione che sbatte sopra la parte alta del montante. 0-0 al termine dei primi 45 minuti di gioco. Nella ripresa il Castello pareggia il conto dei legni. È Doratiotto al secondo minuto che, dopo una sterzata, piazza il pallone che colpisce il secondo palo a Di Biagio battuto. Dopo 6 minuti ancora Doratiotto è troppo leggero nel chiudere un numero di Calderini, occasione sprecata. I ragazzi di Alessandria crescono, il minuto 16 episodio dubbio, danni di Mosti, poi dopo 2 minuti palla pericolosa in area Tifernate con Carcani che non ci arriva. Partita senza un attimo di tregua, stavolta è Mosti che va alla conclusione con il pallone che sibila il palo. Il Castello cerca il gol in tutti i modi. Al 25esimo Pupo Posada sbaglia questa giocata in area, poi dopo 2 minuti il numero di Calderini, ma la palla è leggermente lunga per Meneses che era da poco entrato. Finale caldo, minuto 43, la punizione di Gorini è decentrata, ma Di Biagio si accorge del pericolo e nega un gol già fatto. Su angolo successivo svetta Terzini che va in rete, ma il gol è annullato per un fallo ai danni di un difensore di casa nella mischia. Il Castello chiude in avanti ma non riesce a trovare il varco giusto. Alla fine finisce in parità con Alessandria, che avrà molte cose da recriminare. Fai il tour operator, Federico, come si arriva allo stadio del Tau? Praticamente sullo stadio del Ghivizzano. C'è un ponte della ferrovia che pullman non ci passa, e quindi bisogna scendere tipo 500 metri prima e farla a piedi. Piedi, sì, esatto. Quindi Simone Vernicchi cosa farebbe in quel caso? Simone già farebbe il riscaldamento con quei 500 metri, già il riscaldamento e un po' le partite. Già pronto, è già pronto. Già pronto.
Adesso andiamo al girone A di promozione perché abbiamo due esperti veri di questo campionato come Federico Nerini e Simone Bernicchi. Iniziamo dall'anticipo di ieri, dalla vittoria supera 2-1 il Montone. Il servizio di Giuseppe Martini, ripreso in montaggio di Matteo Marzella. Liborio Benicucci di Castel del Piano, i locali di Mister Biocca che si schierano con un 3-4-2 affrontano il Montone di Leonardo Tempesta che schiera un 4-3-2-1. Avvio di gara equilibrato fino al 19° minuto quando Fadaroni commette fallo su Cristian Mancinelli inducendo l'arbitro a fischiare il calcio di rigore che De Pretis realizza con freddezza. 7 minuti più tardi però il Montone pareggia ad opera di Bassari che in diagonale mette alle spalle di Taddei. La gara prosegue senza grosse emozioni, solo nel finale Urbani su cross di Broccatelli dalla sinistra fa passare dei brividi ai sostenitori del Montone. 3 minuti di recupero, quindi Bartocci di Gubbio manda tutti a prendere il tè sull'1-1. Alla ripresa del gioco trend come quello del primo tempo, al 13° però si rendono pericolosi gli Okai con i Senai che di testa manda di poco fuori. Al 21° clamoroso infortunio del portiere Pastore del Montone che consente così alla punizione di Jacopo Mancinelli di finire in fondo alla rete, quindi Castel del Piano in vantaggio. Reagisce il Montone che 2 minuti più tardi hanno la possibilità di pareggiare, ma Manuali non la sa sfruttare anche per l'opposizione di Taddei. Ancora Taddei in evidenza che sulla punizione di Della Rina con l'aiuto della traversa riesce a mandare sul fondo. Il Montone spinge fino alla fine alla ricerca del pari, ma il Castel del Piano si difende con ordine tentando anche qualche sortita in avanti per alleggerire la pressione degli ospiti. Così dopo 4 minuti di recupero il risultato rimane fissato sul 2-1 per i locali, anche se gli ospiti ai conti fatti avrebbero anche meritato il pari. Infine festa doppia per la vittoria ma anche per il compleanno di Francesco Paci con tutta la squadra, l'allenatore, dirigenti a fare festa per il presidente appunto Francesco Paci. Siamo con Leonardo Tempesta, tecnico del Montone, sicuramente amareggiato per il risultato perché nonostante la buona prestazione non è venuto nemmeno un punto. Ma la prestazione l'abbiamo fatta, ma leggiato il risultato no, ma credo che sia da sistemare un pochino tutto il discorso generale, perché se le città investono soldi, tempo, vieni qua il sabato e ti ritrovi, poi è vero che siamo in promozione, quindi come giocatori gli allenatori sono scarsi, quindi dobbiamo imparare tutti, però purtroppo sono degli arbitri che decidono le partite e in questo momento cominciassi troppi errori, troppe situazioni imbarazzanti, incredibili, emblematiche, quindi poi dici veramente la domenica stai a casa con la famiglia, andiamo qua. È inutile star qua e venire a vedere sto scempio che è successo oggi, ma è successo anche le altre partite, quindi non è una protesta, possiamo anche perderle tutte, non è un problema, però così è imbarazzante. Giulio Biocchi, tecnico del Castel del Piano, sicuramente soddisfatto anche se la vittoria è stata sofferta, ma alla fine tre partite. Partita tosta perché Montone è una signora squadra e l'ha dimostrato. Ti darei due volti perché sull'1-1 abbiamo avuto 3-4 occasioni nel primo tempo per poter chiudere, siamo partiti bene nel secondo tempo, poi paradossalmente dopo il gol fatto da noi abbiamo avuto 10 minuti di sbandamento dove il Montone lì avrebbe meritato un pareggio. Credo che alla fine sarà una partita ricca di emozioni, io sono contento con i tre punti e faccio complimenti al Montone che se l'è giocata alla grande. Facciamo anche noi auguri al presidente Pace, pronostici e dintorni, considerazioni sulle parti alte della classifica fra poco, perché adesso ci andiamo a vedere il 2-2 fra Pierantonio e Selcinardi con la capolista che acciuffa Arbari al 95° con Iuri Salis. Ci racconta tutto Luca Biaci con le riprese del montaggio di Enrico Luchetti.
Da oggi il regno della dolcezza è anche a Perugia. Candy Lisa, caramelle gommose, marshmallow, lecca lecca, praline di cioccolato e ogni altro tipo di golosità. Tanti da regalo in un vasto assortimento self-service con possibilità di personalizzare la tua confezione. Ci trovi in pieno centro storico, in corso Vannucci 40. Candy Lisa, il posto giusto per tornare bambini o per sognare di diventare dei supereroi. Secondo pareggio interno del Pierantonio, con il Selci risulterà decisiva la rete messa a segno da Yuri Salis nel recupero dopo un primo tempo dominato in lungo e in largo dalla formazione di casa. Dopo le avvisaglie iniziali è proprio il Pierantonio a farsi pericoloso, con Yuri Salis che approfittava di un errore in disimpegno di Ligi per sparare verso la porta di Giorni un forte tiro che terminava alto sopra la traversa. Al sesto minuto e la pressione del Pierantonio aumentava, tanto che al nono Cambiotti faceva tutto bene, si preparava alla conclusione sulla quale era bravo Giorni a distendersi e a deviare la palla in calcio d'angolo. L'allenatore del Pierantonio Bruni doveva fare a meno degli infortunati di lungo corso Damiano Rossi e Sinisi, recuperava Cesarini che partiva dalla panchina, mentre però perdeva proprio Mortaro per un infortunio muscolare che verrà valutato nei prossimi giorni. Anche nel Secchi ci sono tre infortunati, Selvaggi, Genghini, Nicola Rossi. Al tredicesimo una bella combinazione tra Michael Salis e Becchetti portava al tiro Cambiotti, niente di pericoloso per Giorni con il Selci che poteva respirare. Al ventottesimo altra palla gol per il Pierantonio confezionata dai fratelli Salis, il traversone di Michael era perfetto per Iuri che arrivava in corsa a centro area. Impattava bene la palla che però sbatteva sulla traversa, Pierantonio sfortunato in questa azione. Due minuti dopo, ancora Michael Salis in azione personale, gran tiro e bella risposta di Giorni, sicuramente il migliore in campo del Secchi, in un primo tempo tutto di marca Pierantonio. Il secondo tempo iniziava con qualche minuto di ritardo, c'era infatti una foratura nella rete della porta difesa da Giorni che andava riparata. Quando veniva fischiato il fischio di avvio, in realtà non cambiava nulla, con il Pierantonio tutto riversato nella metà campo del Secchi. Al nono però prima pericolosa azione offensiva degli ospiti con il colpo di testa di Guerri che faceva venire il panico alla difesa del Pierantonio. Allora si cominciava a crederci e al tredicesimo passava in vantaggio con un perfetto stacco di testa di Guerri successivo ad un calcio d'angolo. Il Pierantonio correva ai ripari, dentro Cesarini e Scarlino, fuori Tangor e Becchetti, ma al 25esimo la squadra di casa rimaneva in 10 quando Capaccioni, già ammonito, spingeva il neoentrato Scarlino che aveva una reazione e veniva espulso. Tre minuti dopo, al 28esimo, per questo intervento di Prifti su Yuri Salis, Codicella assegnava la massima punizione, dal dischetto si presentava Michael Salis, il tiro era angolato a mezza altezza, Giorni era bravo ad intuire e a respingere. Al 34esimo, magistrale calcio di punizione di Iari Gaggioli, era il gol con cui il Pierantonio pareggiava la partita. Al 44esimo una doccia fredda con Burchini che raccoglieva una respinta della difesa di casa successiva ad un calcio di punizione realizzando con un forte tiro il gol del sorpasso. Poi al quinto dei 7 minuti di recupero il gol di metteva fine ad un derby corretto e valido dal punto di vista agonistico. Luca Baldolini, mister, questo momento non aveva mai pareggiato, oggi avresti messo una firma per pareggiare Pierantonio, invece devi rammaricarti perché stavi per portare via l'intera posta. Sì, diciamo che alla fine siamo rammaricati per il risultato, ma la prestazione c'è stata, siamo una squadra giovane nel bene e nel male, però devo dire che stiamo crescendo, non ci scordiamo che 15 giorni fa, 21 giorni fa abbiamo perso 5-0 a Tavernelle, quindi siamo una squadra che ha bisogno di certezze. Oggi se portiamo a casa la prestazione più che il risultato, per noi deve essere una cosa molto positiva. Poi, mister Giacomo Bruni, se avessi concluso il primo tempo 4-0 non ti rimpressionerebbe di tanto? Ma penso che il primo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo fatto una circolazione di palla veloce e ci abbiamo avuto anche diverse occasioni che con pizzico di cattiveria in più magari si poteva sbloccare la partita. È normale che le partite
sono fatte da, no? da episodi, e se si riesce a sbloccarla magari si incarano in una certa maniera. Poi secondo tempo siamo andati sotto, e quando si va sotto non è mai facile, perché poi dopo si perde un pochino la lucidità nel giocare, nel provare a ricostruire, e magari si cerca sempre di verticalizzare troppo presto. Poi dopo è normale che chi vince in quel momento spezzetta l'azione, fa in modo che la squadra avversaria non prenda il pallino. Però diciamo che essendo rimasti in 10 e averla ripresa all'ultimo, no, magari in altre circostanze queste partite si sarebbero perse, quindi prendiamo di positivo questo. Pareggio al 95esimo, e anche le avversarie però, quelle subito dietro, pareggiano. Cosa significa, Simone? Che resta primo. Ti cambio domanda, che forse è meglio. 7 gol in 7 partite, di chi parliamo? Di Ceppodomo. Del Ceppo? Giacomo Ceppodomo, ma segna anche ieri nel 3-0 della Pietralunghese sul Viole. Pietralunghese che si porta così a meno 3 dal Pierantonio capolista. Allora andiamo a vedere tutto nel servizio di Fabiola Fiorucci con le riprese e il montaggio di Enrico Luchetti. Tra i misteri del bosco, la terra custodisce un tesoro. Giuliano e il suo cane Lola ne conoscono il segreto. Il suo profumo è emozione e magia. Quando pensi a un tartufo, Giuliano Tartufi. Finisce 3-0 tra Pietralunghese e Viole la settima giornata di campionato giocata in anticipo. Anche se i locali comunque impegnano 70 minuti per sbloccare il risultato. Oggi rientra a disposizione tra le file dei locali anche Galli, centrocampista, fuori per lungo infortunio estivo. Al terzo minuto i locali sono subito pericolosi da calcio piazzato. Ceppodomo ci mette lo zampino, ma il portiere è attento. L'assistenza nel frattempo segnalava posizione irregolare. All'ottavo minuto Bellucci recupera palla nella tre quarti, si aggiusta la posizione e va al tiro, ma la conclusione è fuori di poco. Al 26esimo il Viole si avvicina all'area della Pietralunghese con un tiro da lunga distanza di Passeri. Ciribe blocca sicura terra. Al 31esimo occasione non finalizzata della Pietralunghese. Ceppodomo dal limite si infila tra la difesa e palla al piede va al tiro. Il portiere Orsini va in contrasto con il corpo e Ceppodomo riprova, ma la difesa recupera posizione e salva il pericolo. Al 35esimo ancora Pietralunghese. Il tiro è provato da Galli, dove ne esce potenza ma in precisione. Senza nessun minuto di recupero, l'arbitro fischia la fine dei primi 45 minuti, che hanno fatto vedere una Pietralunghese più offensiva ma molto imprecisa sotto porta. Gli ospiti di contro hanno finalizzato pochissimo e spesso racchiusa nella propria metà campo. Con le riprese di Enrico Luchetti passiamo al secondo tempo. Si comincia dallo 0-0. Al 19esimo punizione di Bellucci dalla destra. La piazza in area, ma Eramo per un soffio non intercetta e la palla va sul fondo. Al 27esimo il Viole trova un varco e Passeri sotto porta ci prova, ma Eramo va in copertura e Ciribe interviene. Al 30esimo la Pietralunghese sblocca il risultato sugli sviluppi di un corner, guadagnato e battuto da Bellucci. Palla in area e il Viole ribatte, ma con imprecisione. La palla resta lì e per Gentili più veloce la tocca e manda in porta. Anche Guerri, che nel frattempo era arrivato, dà un aiuto. Al 34esimo arriva il raddoppio, firmato Bellucci, che incanta il suo pubblico con uno splendido tiro da fuori area, con la palla che finisce nell'angolino basso alle spalle di Orsini. Anche Ceppodomo, al 42esimo, allunga la lista delle marcature, raccoglie un passaggio di Bellucci e si infila tra la difesa del Viole, che lo perde. Tutto facile per l'attaccante rossoblù. Al 47esimo, altra occasione dei locali, con Bantango in allungo sulla fascia, che la passa Nicoletti. Il giovane si porta sulla destra e riesce a piazzare l'appoggio per Ceppodomo, che va al tiro, ma il portiere blocca. Negli ultimi 3 minuti di gioco concessi dall'arbitro non succede nient'altro di importante, solo i festeggiamenti dei locali davanti al proprio pubblico. Mister, questo 3-0 che comunque riporta una vittoria importante, risolleverà penso l'umore e tutto, oltre che la classifica dopo la sconfitta della settimana che aveva un attimino spiazzato un po' tutti, però oggi dai, si riparte penso bene, no? Sì, ma dalle sconfitte servono per crescere, no? Quindi credo che la sconfitta di domenica ci è servita probabilmente per la vittoria di oggi. Quindi ci abbiamo
questo piccolo problema che ogni tanto ci spengiamo un po', poi dopo ripartiamo e secondo, per me è stato un bellissimo primo tempo. Secondo tempo ci siamo spenti un attimo, poi siamo ripartiti. Però dopo, sì, no, bene. Dai, bene. Le sconfitte sono importanti, a parte per i punti no, però servono per correggere poi. Quindi... Mister, salve, un commento a questa partita, questo, diciamo fino a metà del secondo tempo equilibrata, poi... Beh, diciamo il primo tempo meglio loro e siamo riusciti a tenere il risultato sullo 0-0, poi fino al 25esimo, al 30esimo del secondo tempo stavamo soffrendo anche meno perché la partita sì, era abbastanza equilibrata, poi abbiamo fatto l'errore sul calcio d'angolo e da lì abbiamo perso un po' le misure, un pochino tutto, e anzi abbiamo regalato altri due gol perché su errori nostri in uscita. Axafa, cresciuto insieme a Dicato e Morlandi, punto di forza di centrocampo della Pietralunghese, cosa vuoi dire? Io voglio dire che cioè, se lui ci sta con la testa, le qualità sono indubbie di categoria superiore. Quindi in promozione deve fare quanti gol? Deve fare almeno 10 gol. Come Gramaccia ai tempi d'oro. Pensavo come Bernicchi, mi dicessi. Bernicchi qualche punizione. Però su punizione è segnato. Quindi insomma, ecco, ribattezzato piede caldo a Lama. Solo Leo Lanzi, insomma, ti ha definito Fonzi. Solo lui ha avuto questo coraggio. Adesso ci andiamo a vedere la vittoria del Mantignana. Una vittoria importante nell'anticipo. 3-2 sul Tavernelli. Il commento poi ce lo farà Federico Cenerito. Anytime Fitness è anche a Perugia, la tua palestra aperta 24 ore su 24. Allenati e divertiti con noi gustandoti la tua serie preferita in totale sicurezza. Cabina doccia privata, corsi personalizzati, istruttori qualificati pronti a soddisfare ogni tua esigenza. Con la tua key personalizzata avrai accesso alle palestre anytime in ogni parte del mondo. E grande novità, potrai divertirti anche giocando a padel nel nostro campo 1 contro 1. Ci trovi a Perugia, in via Sette Valli 326D. Il tuo fitness è solo le Unia C-Team, filiale di Capocavallo. Professionalità e serietà costruite negli anni. Piero Pisello e Matteo Mallini sono a tua disposizione per ogni esigenza. Da noi trovi il giusto mix fra gioventù ed esperienza nel mondo assicurativo. Analisi del rischio per private aziende, consulenza a 360 gradi. Unia C-Team, filiale di Capocavallo. Sorriso e cordialità a portata di polizza. Il lanciato Tavernelle fa visita ad un Mantignana sempre incerottato nell'anticipo della settima giornata. Dirige la gara la signorina Tempesta. Già al sesto minuto, primo squillo dei padroni di casa con Peverini che serve Ravanelli, il cui tiro è deviato in alto. Al decimo, azione fotocopia del Mantignana per il gol del vantaggio, sempre troppo libero Carlo Ravanelli di sparare un diagonale che supera il portiere Segoloni, quarto gol stagionale per il figlio d'arte. Al 17esimo, difesa del Tavernelle ancora immobile sul secondo angolo battuto dal Mantignana, tutti a guardare, prima lo scambio Scopetti spiaggia e poi Gibbs a centro aria che infila il 2-0, gol dell'ex. Al 32esimo salvataggio alla disperata di Cosci su Graziani sull'altro fronte, e al 34esimo Mantignana sfortunato con un rimpallo che favorisce lo stesso Graziani, tentativo di magia ma palla di poco sul fondo, finisce con i padroni di casa in vantaggio per 2-0, e per i biancoverdi un primo tempo praticamente perfetto. In avvio dopo 4 minuti il Tavernelle accorcia subito le distanze, Cacciamano si appoggia da grande centravanti su Mogini e si gira, trova però la risposta di Calzoni ma nei pressi, cioè Paciosi che ribadisce in gol. Passano 3 minuti e addirittura Faimi potrebbe avere l'occasione per il 2-2 ma manda alto. Subito proteste del Mantignana poco dopo per un presunto fallo su Gibbs solo davanti a Segoloni. Al 16esimo Tabacchioni lancia a spiaggia, tanto spazio per lui, arriva davanti a Segoloni e la signorina Tempesta dice che il portiere l'ha steso e lo ammonisce, calcio di rigore, va sul dischetto Gibbs e segna il 3-1 per la personale doppietta.
Da lì in poi in pratica non succede altro, c'è da registrare al 40° un tiro, il gol di Graziani che riapre la partita con un bel destro che sbatte contro la traversa e va in rete. Ma quelli palpitanti sono i minuti di recupero e anche censurabili, perché ci sono ammonizioni ed espulsioni come se piovesse, o con un recupero che da 3 minuti arriva probabilmente a 9. Di tutto questo nel finale avremmo fatto volentieri a meno, così come non si sa se fosse successo se la signorina Tempesta avesse distribuito qualche cartellino in precedenza. Nel giorno dunque dell'inaugurazione del nuovo impianto in sintetico di Mantignana sentiremo proprio il sindaco. Dopo gli allenatori biancoverdi conquistano 3 punti importantissimi per scalare la classifica battendo per 3-2 il Tavernello. Riccardo Bricca, direttore sportivo del Mantignana, oggi un Mantignana preciso, determinato, che non si è fatto sfuggire la partita nel momento cruciale, cosa che invece era successo molte altre volte prima. Sì. No, io parlando anche col mio, noi vogliamo fare i complimenti alla squadra, perché questa settimana è stata una settimana abbastanza intensa, il risultato di sabato ci aveva un po' segnato nel morale, per cui oggi invece i ragazzi hanno reagito in maniera direi ottima. Abbiamo pensato la partita così e siamo riusciti a mantenerla nei binari che volevamo, per cui questo è quello che volevamo, ci è riuscito. È ovvio che giocavamo contro una squadra allestita, come abbiamo visto l'anno scorso, per ben altri obiettivi, per cui per noi questa partita riveste una importanza veramente grande. Questa è una puntualizzazione, mi serve un buon assist, perché noi oggi avevamo fuori il portiere, che è un 2004, avevamo fuori Meattelli, che è un 2002, da ormai giugno dell'anno passato, e chi però oggi è sceso in campo, ragazzi del 2004 che oggi hanno fatto l'esordio, hanno fatto il loro, si sono calati nella partita, e quindi questo ci fa ben sperare, perché sappiamo di avere le spalle coperte anche sotto quell'aspetto. Mister Abenante, allora una sconfitta forse figlia del primo tempo, possiamo dirlo, dove effettivamente il Tavernelle non ha giocato, ecco, questa è stata l'impressione, lasciando soprattutto sulla fascia sinistra del terzino troppo aperta alle scorribande del Mantignana. Può essere questa la lettura tattica? Ma sicuramente è stato un impatto sulla partita non positivo, non come mi aspettavo. Avevamo pensato a una partita difficile e contro una buona squadra che sarà comunque rinforzata notevolmente rispetto all'anno scorso, quindi sapevamo di venire in un campo non facile, e quindi speravo che i giocatori avessero capito questo tipo di atteggiamento. La cosa più bella è il tifoso che protesta, non so se fosse di fede Mantignana o Tavernelle, con la Ceres in mano, si è inquadrata proprio, entra nell'inquadratura. Federico Cenerini, nomen omen sul Cenerini che milita nel Mantignana, cosa ci vuoi dire? È una bandiera, 10 anni che sta lì capitano, stanno avuto la pubalgia inizio anno, so che non ha fatto la preparazione. Sul lato tecnico, per Thomas Vent'anni che non lo conosce, descrivigli il giocatore. Sul lato tecnico, ottimo tiro, senso della posizione, senso del gol, di testa c'è una scarpetta. Dal cugino hai imparato che cosa? Dal cugino, sì. Io cosa ho imparato da lui? No, lui cosa ha imparato da te? Ha imparato da me poco, perché giochiamo in posizioni opposte, cioè. Appunto, affrontandomi. È una bella, sicuramente essere decisi e determinati quando arriva la palla. Sei un grande estimatore di Segoloni invece, portiere del Tavernelle, perché? Perché è il portiere della squadra nostra di calcio a 7, adesso qualche anno, però è un portiere forte. Tornei vinti 0? Oh, uno. Ho fatto uno, vinto uno, assurdo, con lui in porta. In estate chi è che vince più tornei fra Thomas Vent'anni e Simone Bernicchi? Io non li faccio. No. Lui ha smesso post. Io quest'anno non l'ho fatti, gli anni passati qualcosa facevo, vinti pochi. So che vuoi darti al beach soccer, è vero, Thomas? No. Avresti voluto rispondere sì, ma è purtroppo stasera così. Ci andiamo a vedere allora lo 0-0 fra
Novalba e Padule. Padule secondo in classifica, ottimo pari per la Novalba di Orsini, ce lo racconta Emanuele Luna. La Novalba in cerca della prima vittoria in campionato, il Padule San Marco per cercare di tenere il passo del Pierantonio capolista. Questi i temi dell'incontro disputato al comunale di San Martino in Capo per il girone A di promozione. Maglia grigia e pantaloncini neri per la Novalba, completo bianco con risvolti rossoverdi per gli Eugubini, l'arbitro è Trotta di Foligno. Prima mezz'ora senza particolari sussulti, anche se i padroni di casa si fanno preferire sotto il profilo della dinamicità e supremazia territoriale. Molto positivo l'atteggiamento della squadra di Orsini, nonostante la mancanza di vere e proprie palle gol. Se si eccettua questa punizione al 32esimo da lontano di Fanini, con Billetti che non si fida della presa e manda in calcio d'angolo. È l'unico highlight del primo tempo, le riprese di Roberto Forasiepi ci portano al secondo, al nono si fa vedere anche il Padule con Pierotti, bravo a girarsi nello stretto, ma Alunni è attento e respinge con i piedi. Nonostante il pericolo, la Novalba non batte ciglio e due minuti dopo è Bagnetti a concludere alto da posizione defilata. Al 17esimo il Padule ci prova su palla inattiva, ma il colpo di testa di Bianconi si perde a lato. Arriviamo al 43esimo quando i padroni di casa hanno una buona occasione con il neo entrato Ionuzzi, ma il suo sinistro si perde alto sulla traversa. E due minuti dopo al 45esimo nuova Alba in 10, per questo intervento di Berretta su Ercoli il direttore di gara tira fuori il rosso diretto. Nulla cambia comunque ai fini del risultato. Mister della Nuova Alba Orsini, mister, forse la prestazione migliore della stagione soprattutto nel primo tempo a cospetto della seconda forza del campionato. Sì, se valuto l'avversario di assoluto valore, la classifica lo dimostra, sì. Noi stiamo facendo buone partite un pochino tutte le domeniche, poi vabbè, non riusciamo a vincere. E oggi abbiamo fatto un primo tempo importante, siamo stati praticamente tutti i primi 45 minuti alla loro metà campo, ma pecchiamo di precisione, sbagliamo il cross, sbagliamo la palla imbucata, siamo al limite, non tiriamo in porta, battiamo i piazzati, arriviamo secondi. E è lo step che devo far fare ai ragazzi, step che dobbiamo fare perché sennò le partite noi le vinciamo. Col mister del Padule San Marco Calzuola, mister, si aspettava una Valba così aggressiva soprattutto nel primo tempo? Sì, decisamente il primo tempo hanno fatto meglio loro, ci hanno un po' chiuso nella nostra metà campo, secondo tempo siamo andati meglio noi credo rispetto a loro, abbiamo avuto una o due occasioni, non tante occasioni. Direi che è stata una partita brutta, è importante però per noi andare avanti perché un pareggio fuori casa, questo è un campo difficile, non credo che tantissime squadre verranno a vincere qui e quindi alla fine è un buon punto. Si discute di regolamento, abbiamo grandi esperti di regolamento fra l'altro, ma continuiamo sui pronostici, poi andiamo al girone B, quindi Simone Bernicchi ci dice nel girone A la tua favorita qual è? Non è facile. Piccolo suggerimento? No, allora pensaci, perché andiamo al girone B. La tua favorita, Thomas, qual è? Poi ci andiamo a vedere Terni FC San Venanzo. Girone B... Lo Spoleto. Fin troppo. E quindi... Che culo! Spoleto, quindi la mettiamo... Che culo su sei. No, aspetta. Lui perché non sapeva le squadre del girone A, quindi non ha risposto. Girone A, la favorita, chi può essere? Federico, vai. Pierantonio. Volevo dire Pierantonio. Però, capocannoniere potrebbe essere... C'è poco dopo. Oppure forza, anche altro attaccante. Mortaro. Mortaro, ok, vabbè. Lorenzo Cacciamano a casa avrebbe voluto dicessi Cacciamano, non l'hai detto, ma andiamo al girone B perché ieri l'anticipo tra Terni FC e San Venanzo si è chiuso sull'1-1. La partita ce la racconta Giacomo Papini con le riprese del montaggio di Fabio Lomoro.
Finisce 1-1 il big match del campionato di promozione di Girone B tra Terni FC e San Venanzo. Una partita bella, molto emozionante fino alla fine. Con le riprese e il montaggio di Fabio Lomoro andiamo a vedere i riflessi filmati di questa gara. San Venanzo in avanti al settimo, Andrea Leonardi per Pietro Leonardi, esce Cunzi e salva. Ma al tredicesimo la formazione di Fatone passa. Ottima realizzazione di Conti per Cavalletti che in diagonale segna lo 0-1. Al ventesimo Terni FC vicino al pareggio, Fabris per Gentileschi che non trova Lamberti per una questione di centimetri. Poi alla mezz'ora ancora Terni FC in attacco con su azione di calcio d'angolo, Gentileschi di testa in contropiede al 42esimo con il tiro di Andrea Leonardi parato da noi. Nella ripresa, dopo un minuto, fallo su Fabris del Terni Est, calcio di rigore secondo l'arbitro. Dal dischetto Fabris spiazza il portiere ma centra il palo. Terni FC allora ci crede e si getta in avanti alla ricerca del pareggio. All'ottavo il portiere del San Venanzo anticipa un giocatore del Terni Est. Poi al 25esimo arriva un calcio di rigore questa volta per il San Venanzo. Il fallo è di Blasi su Pietro Leonardi. Tira Cavalletti, Cunzi respinge la palla, si rimane sullo 0-1. E così al 47esimo arriva il pareggio del Terni FC. Cross di Fabris per la testa di Suma che pareggia i conti e fa 1-1. Dallo striniale di Terni è tutto. Terni FC San Venanzo 1-1. Riccardo Fadone, tecnico del San Venanzo, dopo questo 1-1 contro credo che sia stata una partita equilibrata, primo tempo sicuramente meglio voi, poi dopo ci sono stati due calci di rigore e poi alla fine il gol del pari. Comunque credo che insomma le due squadre hanno dimostrato di essere squadre all'altezza della situazione, squadre che possono rimanere nelle parti alte della classifica, per quello che hanno fatto vedere oggi in campo. Sì, assolutamente, sapevamo oggi che era una partita difficilissima contro una squadra ben organizzata, allenata bene da mister Borrello, sapevamo il loro valore. Io posso solo fare che i complimenti ai miei ragazzi perché hanno fatto secondo me una grandissima prestazione, abbiamo concesso praticamente quasi niente, forse nell'unica, nemmeno distrazione, l'unica occasione ci hanno punito, poi i rigori siamo andati tutti e due sul palo, quindi quelli si annullano automaticamente, però... Io, i ragazzi hanno fatto veramente una grandissima prestazione, gli ho fatti i complimenti, ci dispiace aver perso i tre punti proprio allo scadere, però questo è il calcio, bisogna accettarlo però con questo spirito qui e questa voglia di fare la partita, di giocare, penso che possiamo fare una buonissima strada. Roberto Borrello, tecnico del Terni FC, commentiamo questo 1-1 pareggio in extremis. Sì, è stata una partita sofferta, loro molto meglio nel primo tempo, ci hanno messo sotto, ci hanno creato delle situazioni importanti. Noi siamo stati bravi a rimanere in partita, poi all'inizio del secondo tempo ci abbiamo avuto anche l'occasione da poter pareggiare subito col calcio di rigore, non ci siamo riusciti, però poi nel secondo tempo secondo me la squadra ha fatto una buona reazione, abbiamo cercato di tenere bene il campo, abbiamo creato qualcosina. E quindi certo poi siamo riusciti a recuperarla alla fine, però è un punto importante per noi. Credo che due squadre hanno dimostrato sul campo che sono d'altissima classifica per quello che hanno fatto vedere oggi. Sì, loro è una buona squadra, loro sapevamo che è una squadra costruita per vincere anche loro, quindi era uno scontro diretto, quindi sai, quando poi noi ci mancavano qualche elemento importante, poi gli concedi un primo tempo del genere, potevi andare in difficoltà. Siamo stati bravi a rimanere sempre dentro la partita e recuperarla alla fine. Secondo me poi alla fine è un punto guadagnato. Grazie. Abbiamo visto il bambino con la maglia numero 3 che batte il calcio d'angolo. Chi ti ha ricordato, Simone, mentre parlava Roberto? Ha visto come ha tirato forte. Quello scambio corto, eh? Alla Thomas. Grande conoscitore del girone B anche Federico Cenerini, trascinatore del San Venanzo e Cavalletti. Cavalletti, sì, che giocava al Villa Biagio, era fuori quota, 2000. È un ragazzo che anche lui ha le qualità... ha ottime qualità, infatti si vede perché fa spesso segna, quasi 20 gol, Agostini, Burini,
San Venanzo che punta in alto, come punta in alto anche il Terni FC del presidente Antonio Cardona, che ricordate da giocatore a Todi. Sì, no, noi giocavamo, lui si allenava con noi, poi non mi ricordo se aveva smesso proprio quell'anno o aveva fatto sei mesi. Cioè, quando hai visto te dici, ok, se anche Bernicchi gioca con Inter Reddy, allora possiamo anche la vita tenere. Esattamente. Ha detto proprio così, guarda. Parole testuali, eh? Sì, sì, sì. Siamo addirittura d'arrivo, la chiudiamo come l'abbiamo iniziata. Cioè, pensando ai 100 gol di Stefano Gramaccia, ora poi gliela tiriamo, ma cosa starà facendo Federico a casa Stefano mentre... Praticamente sul divano, sì? Anzi, davanti al divano che fa il rullo, sta facendo stretching. Allora, per i 100 gol consigliategli come, che cosa fare o come festeggiare, mettiamola là, vai. Cosa farebbe Thomas Ventani, cioè cosa farai anzi per i tuoi 100 gol? 6 a 97, no? Abbiamo detto. 97, mancano 3 gol, cosa... Ma una maglia, un'esultanza speciale, non lo so. Ci devo riflettere. Dai, consiglio un'esultanza speciale, magari ricordando sempre lui con la maglia, che è quella molto, molto suggestiva. L'importante è che la fa pacata, perché sennò deve fare una settimana di rullo, di rullo, stretch, di posture. Senti, quindi tu che lo conosci bene, Federico, fra l'altro, scusa, neanche Lisa Duilli dietro le telecamere, che salutiamo, creduto ai 97 gol di Thomas Ventani. Non ci ha creduto praticamente nessuno, quindi Federico ti sta ascoltando. Il tuo amico Stefano. La responsabilità grossa, sì, perché Stefano, diciamo, potere soprannaturale. Allora, per i fuochi d'artificio siamo messi bene, ho capito, no? Insomma, sì, sì, ci, sì, pensa, sì, Pietro Morlandi, giusto? Ci pensa Pietro Morlandi per i giochi, sì, pirotecnici. E lui, ma io penso potrebbe fare un bel gesto nei confronti della squadra, no? Una bella, wow, cena. Qui ti volevo, infatti. Sì. È una di manica larga, poi Stefano, so, no? Io non mi esprimo, non sto facendo niente. Io so che ai tempi della Subasio cena in dollari, non so se me lo confermate, è vero? Io so che aveva la macchina nuova e nuova è rimasta, incredibile. Il zero, cioè, le ruote quadrate, non la prendeva mai, però vabbè. Il chione. Senti, quindi cosa deve fare alla squadra? Vai. Potrebbe fare un bellissimo gesto, una bella cena, al menù, dai. Un lancio sul menù. Potrei essere cattivo, ma non sono cattivo. Un giro pizza, la mettiamo così. Un giro pizza da Napolè, perché a me piace Napolè, quindi siamo andati spesso questo inizio stagione, un bel giro pizza a Napolè. Giro pizza, quindi, da parte del capitano con fuochi d'artificio a seguire. Grazie per essere stati con noi, a Thomas Ventani. Grazie a voi. In bocca al lupo per i tuoi 97, o giù di lì. Crepi il lupo. Grazie. Un grande in bocca al lupo anche a Federico Cenerini. Grazie a te, Nicola. Consigli da casa ti dicono di farti crescere la barba, fra l'altro, nel frattempo. E ti aspettiamo in campo subito dopo il mondiale. Possibile. Dopo il mondiale abbiamo. Due immobili. Grazie, un grande in bocca al lupo anche a Simone Bernicchi. Grazie. Noi ci ritroviamo puntuali come sempre domenica prossima con speciale Dilettanti. Ciao a tutti, oggi siamo qui invece per vedere le merende dei bambini. I nostri bambini a scuola, per esempio, per fare la merenda di metà mattinata potrebbero portare magari un panino con dell'affettato magro, potrebbero portare magari un frutto abbinato a una monoporzione di parmigiano, dello yogurt, dei cracker, per esempio. Ma la scelta da preferire, secondo me, è comunque un piccolo panino con dell'affettato magro, perché gli permette di arrivare al pranzo poi con minore appetito, considerando poi che le ore di studio a scuola sono abbastanza prima di arrivare al pranzo. Per quanto riguarda invece la merenda di metà pomeriggio, se il bambino appunto è a casa, potremmo fargli consumare, perché no, del pane olio, pane marmellata, magari dello yogurt con dei cereali. Fate attenzione però che se il bambino durante il pomeriggio ha delle attività sportive, la merenda, a questo punto lo spuntino deve essere calibrato in base al dispendio energetico necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva e in base appunto alle ore in stanza rispetto al pasto.